bicchieri, c'è sempre un'occasione per vendere il sedere. Io non rincorro miti, pizza, prosciutto e fighi, un sogno, una risata, la vita era attrizzata, e quando sono stanco mi trovo un'altra donna, ho sempre fatto ballo alzando un'altra gonna. Vivi, nonostante la musichetta, ancora ci vivi. Siamo sempre, caro Leonardo Orsi. Oggi ecco, insieme a noi Mirko Borghesi, che meraviglia, ecco, Mirko. Come ogni anche tu. Come ogni martedì e giovedì torno volentieri insieme a voi. Ha visto, c'è anche subito il salve, quindi ormai siamo una trasmissione di successo, Però, neanche un secondo, Salve ragazzi, secondo, salutiamo Aldo. Avete mangiato? Saluta Aldo, fai il bravo. Aldo, un grande abbraccio. Un grande abbraccio a distanza, virtuale. A distanza, virtuale. Quando poi nel 2021 ce lo potremo dare dal vivo, caro Aldo, ti darò una stretta di mano. Perfetto. Ecco, questo è importante, anche perché... E quando torneremo, secondo te, Mirko, ad abbracciarci? Ad abbracciarci proprio? Mai, ad abbracciarci mai. Ma a me faceva schifo... No, scherzo. Marzo 2021, dai. Io ti do questo. Marzo 2021, me lo dai, me la quoti così. Te la quoto così. Io, secondo me, invece, noi torneremo ad abbracciarci molto prima. Ieri guardavo un filmatino, no? Non era un filmatino, era uno di questi meme. Ah, ok, no, perché partendo da filmatino e contatti sembrava un po'... No, infatti, volevo parlare proprio di quello, che mi faceva vedere le posizioni adatte per fare l'amore in tempi di coronavirus. Ovviamente le possiamo immaginare tutti con un po' di fantasia, sono quelle posizioni in cui la testa dell'uomo e la testa della donna non sono in contatto, non sono ravvicinate, oppure a un metro di distanza, oppure a un metro di distanza, però questo dipende anche dalle leve, perché io, essendo 1,69, 1,70, comunque sia dovrei avere una stangona, quindi 1,69 va bene? 1,69 va bene. 69 va bene. Una stangona dovresti avere? Una stangona, in modo tale che lei, essendo molto distante da me, io non ho problemi in questo. Lei è la stangona. Ah, no, perché potrebbe essere anche qua. Guarda, stiamo delirando, Scendiamo, per favore. Tanto salutiamo. Guarda quanti messaggi. Salutiamo Manenemi, dal nostro Daniele Paolocci, Alessandro Scarnecchia. Il grande Manemi, Lele, Piazza della Libertà, insomma tanti. Penso ancora devo far avviare il video party io, perché ancora anch'io l'ho appena avviato. Allora, vogliamo spiegare una volta per tutte come avviare il video party ai nostri ascoltatori, perché io anche ho difficoltà, caro Mirko Borghesi, e tu adesso ti lascio operare, perché la operazione di avvio di un video party non è così semplice, no? Io ho fatto. Bisogna andare... Già hai fatto? Certo. Allora è semplicissimo. È semplicissimo. Allora, spiegami come si fa in modo che così lo faccio anche. Allora, entra nella pagina di Non è la Radio. Ci sono. La pagina, non i video, quello non è importante. Sono perché... entrato nella pagina di Non è la Radio, okay. Eccomi. Scorri. Scorro la pagina, sì... Tanto Lele ci scrive: posizione a distanza, a un metro di distanza, lo fa solo Rocco Siffredi. No, dai.
non ci svalutiamo. Vado sulla diretta, che io la vedo, ci vedo, eccoci qui. Siamo dopo la diretta, sì, che è quella della pagina che parte, ce ne dovrebbe essere un'altra subito dopo. Un'altra subito dopo, che è in live, certo. Esatto, c'è la via sotto? Non c'è la via sotto. Come non c'è la via sotto? Allora c'è qualche problema, devi aggiornare un po' queste app. Signori, io direi, bando alle ciance, iniziamo con il primo collegamento da aggiornare. Ci tiene il nostro carissimo amico Renzo Arbore, mi ha detto, mi raccomando, chiamami puntuale, allora, come al solito. Sentiamo il nostro caro amico Renzo oggi. Che cosa ci chiama? Io adesso lo chiamo. Vai. Sentiamo se ha mangiato, che cosa ha mangiato. Ma è voce storica della nostra trasmissione. Direi di sì, è uno, ci tiene compagnia, lo sentiamo quasi tutti i giorni, in grande forma devo dire, Renzo Arbore, non immaginavo. Lui, grandissima forma. Senti, ultimo, intanto penso che devi abbassare un po' il volume, sai, perché sente, di qualcosa. Del PC. Ora del PC o del tuo telefono, ma c'è qualcosa sotto che parla, sembra quasi che... Una eco. Insomma, ultime novità sulle news governative, cosa... Dove volge la tua attenzione? La mia attenzione oggi volge a Palazzo Chigi, perché fondamentalmente ci stiamo collegando con Premier Giuseppe Conte, che parteciperà a questa videoconferenza, un po' come noi stiamo facendo adesso con i nostri ascoltatori, solo che invece di sentir noi sentirà gli altri leader dei paesi europei e capiremo quale sarà un po' il futuro economico dell'Italia. Sono queste le cose in ballo. Oggi futuro economico dell'Italia su cui guardate oggi che succede, in cui secondo me anche il nostro amico risponde Renzo Arbore... la segreteria telefonica. No, l'ha cambiata. Vediamo un attimo. L'ha cambiata. Ne ha messa più di uno. L'abbiamo costretto a cambiare. Allora, allora ci ha sentito. Allora lui sapeva fondamentalmente che non era in casa. Era Renzo Arbore. Allora dove andava in giro? Tanto stavo, non so se hai letto le proposte, il pacchetto di proposte della Commissione Europea per quello che concerne. No, però rinfrescami la memoria. Allora, in vista del vertice dell'Unione Europea, la Commissione ha preparato un pacchetto di proposte, tra cui quella di aggiungere al prossimo bilancio UE pluriennale 2021-2027 un recovery fund di 300 miliardi di euro. Sì. 300 miliardi di euro, fammi fare un conto, siamo 19 qui, paesi. Renzo Arbore, questa è una segreteria telefonica, vuol dire che non ci sono o non posso rispondere, non c'è mai Renzo Arbore. Quindi se volete lasciatemi un messaggio chi parla, dopo il mio via che arriverà prima del bip. O altrimenti telefonate nel mio ufficio per lavoro allo 06. No, adesso lo oscuriamo, come al solito, il numero di telefono di Renzo. Via con la segreteria telefonica. Caro Renzo, come stai? Ci fa piacere sentirti anche oggi. È siamo piacere, qui già, non è la guarda. Radio, ti vogliamo molto bene, volevamo sapere se hai mangiato, se scaricato dormi la bene nostra la applicazione notte, anche. Se hai scaricato la nostra app direttamente dal sito, dalla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, fatti sentire, perché noi siamo preoccupati per te, ma soprattutto stai a casa. Non stai mai a casa, Renzo, non stai mai a casa, questo lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire. Non costringerci a fare degli accertamenti. Ti prego, torna a casa e rispondici al telefono. Un abbraccio, Renzo, ciao. Ciao. Oh, bene, bene, anche oggi abbiamo ascoltato il nostro Renzo Arbore. Tra l'altro, quando Leonardo ha parlato di accertamenti, mi è venuto subito in mente attaccate domani un intendente della Guardia di Finanza, te lo ricordi Maurizio Mosca quando attaccate un intendente della Guardia di Finanza, no, domani è già sarà andato, già è già andato, già in manette, già in manette. No, quello là, quello della, no, quello della, quello è quello dell'arresto già in manette, che è quello dei 400.000 lire di cocaina piazza a Promonte. Mentre questo qui è quello che chiama e dice, c'ha un bel nome lei che si chiama Maurizio, vorrei avere la metà dei suoi soldi. Allora lui subito si arrabbia, attacchiamo e domani un intendente della Guardia di Finanza arriverà a casa sua. Eccolo. Cioè ragazzi, osservate cosa succede. Questo telefono è ancora abbronzato. Cordiale. È abbronzato. C'è uno al telefono, Mosca. Grazie. Salve. Buonasera. Pronto, buonasera. Mi chiamo Maurizio e chiamo da filiale in provincia di Como. Ciao, bel nome lei, Non so come suo. Per quello che ha detto che è bello. Potrebbe aumentare i suoi soldi, signor Mosca. No! Soldi no. Abbassiamo cosa. Cosa c'è? Allora, guardi, domattina arriva immediatamente a casa un intendente della Guardia di Finanza. Un'intendenza, perché noi abbiamo il telefono controllato. Certo. Che controllerà tutti i suoi soldi, se ha pagato le tasse. Ma sì, certo. Molto
a scuola anche. Grazie, arrivederci, ma andiamo ma via. Ma perché si arrabbia quello di Paramelo? Poi è la musichetta. Poi. Cioè. Gli ha fatto una semplice battuta per rompere il ghiaccio, ma poi neanche tutti i suoi soldi, la metà dei suoi soldi, esatto. Non se l'ha neanche allargato per rompere il ghiaccio. Mettiamo anche l'altro che merita, Spromonta comprando 400.000 lire di cocaina. Sì, figurati, è stato visto comprando, tra l'altro. Ma chi, questo è un deficiente. Beh, no, lo rispondo, qui bisognerà querelare sì, Luca. Ha ragione. Direi di sì. Ecco, allora avete preso i numeri di telefono di questo? Sì, ma l'hanno preso sicuro. Colombo? Dai, via, non perdiamo queste cose. No, sono... no, momento, no. Squallore, Maurizio, no. Giustamente, no, so, sincera. No. Oggi ho parlato a lungo del pericolo che c'è di questi tempi col tipo delle telefonate, certo. Mi ero raccomandato. C'è stato preso il numero di telefono? Sì, okay, speriamo. Dai, andiamo avanti. Meno male. Ecco, 4 minuti dopo c'è stata il la pubblicità. Colpo di genio di Maurizio Mazzoli. Allora, vediamo. Colombo, anzitutto una notizia. Sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è stato sì, già arrestato. Perché in 4 minuti. Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato. Dopo 4 dovrà minuti. Rendere conto di quello che ha detto, provare, documentare. Intanto adesso è in galera. Ma come? No, è in galera. Quanti anni ha preso? È in galera. 4 minuti di gera in galera. È così. Senza processi. Senza processi. Così. Molti lo vorrebbero un nuovo tintinnio di manette in Italia, secondo sì, me. C'è questa voglia. Io ieri sentivo questo video che ti arrivano su Facebook in cui ti dicono ascoltalo immediatamente prima che lo cancellino. Poi lo cancellino non si sa da che. Però fondamentalmente c'era questo signore che ovviamente elencava il numero dei politici presenti in Italia e il fatto che i politici si dovessero elevare completamente lo stipendio per darlo invece a chi ovviamente in questo periodo sta è morso dalla crisi economica e quindi un ha po' difficoltà a fare alla Robin Hood, insomma. Un po' alla Robin Hood, togliere ai ricchi per dare ai poveri. È anche vero che non è che possiamo considerare i soldi che ci sono come un cucuzzaro, diciamo, non lo Stato non è una famiglia e quindi non è che levando a uno puoi dare un altro, levando un altro puoi dare a uno. Noi funzioniamo su investimenti e quindi se c'è un investimento che fa lo Stato giusto e remunerativo, i soldi ci saranno per tutti. Se invece i soldi non vengono investiti, chiaramente la quantità inizia ad assottigliarsi. Penso ad esempio alla quantità enorme di grandi opere che si potrebbero fare adesso in Italia con il paese fermo, con quindi tutti noi a casa, quindi anche sveltire le procedure proprio dei lavori in sede fissa delle certo, strade, perché rifare una strada con il traffico delle macchine è un conto, rifarla senza ovviamente ci metti di meno e chiaramente però la burocrazia che tiene bloccato un po' tutto, no? Questo... C'è da dire che l'Aurelia, io da ogni perfetta, volta che vengo lo devo dire e poi mi dimentico sempre, hanno rifatto l'Aurelia, è una tavola da, sì, da biliardo, stupenda, fantastica, finalmente, perché prima era qualcosa di... De illegale proprio. Prima era, sembrava Super Mario Kart quando beccavi e conchiglie. In corsia di sorpasso c'erano dei radicioni di pino che ti facevano arrivare direttamente sulla Salaria dall'Aurelia. No, anche quella parte lì con i pini rialzo hanno rifatto. Le famose conchiglie pulito. Quelle erano le famose conchiglie, non so se ricordavi Super Mario Kart negli anni 90. Sì, no, sì, beccavi, è uguale, la macchina faceva prendeva la, uno con la moto rischiava seriamente di fare un incidente su, ma soprattutto su quel tratto d'Aurelia. Soprattutto io che invece mi muovo con l'autobus vedo che anche gli autobus sono un pochino migliorati. Certo, ovviamente quando ci sono meno persone sembra che funzioni tutto, no? A proposito di mezzi di trasporto, oggi comunicato durissimo di Ryanair, che l'avete dice? Che se da loro fanno i posti alternati loro non riaprono. Beh, chiaramente, come fanno a riaprire? Allora hanno sempre ammucchiato tutto. E questo ovviamente nonostante il prezzo del petrolio così basso, esatto, e della benzina così bassa, quindi non è una questione di mezzo, è una questione proprio di bilanci della società. Loro con la metà dei posti non riescono a ripartire, ma soprattutto viaggiare inizierà a diventare, secondo me, molto costoso. E quindi magari si faranno quando si inizierà a viaggiare invece che magari viaggiare, prendere un aereo ogni anno, diciamo la media forse italiana è questa, un sì, aereo ogni io anno, 3-4 all'anno, ne inizierà a prendere uno ogni 2 anni, uno ogni anno e mezzo, e questo diciamo potrebbe essere impensierire un po' un'economia che comunque sia si era sviluppata proprio intorno ai voli low cost.
immagino banalmente l'aeroporto di Ciampino, sarebbe carino sì, sentire economia... qualcuno di Ciampino se finalmente adesso dorme, perché quelli che abitavano vicino all'aeroporto ovviamente si lamentavano dei voli aerei prima o poi. Diciamo che torneremo forse agli italiani di tempo fa, di 20 anni fa, che non viaggiavano spesso come gli italiani di oggi, perché questo il discorso dei viaggi ha preso piede poi dopo negli ultimi, diciamo, con l'euro fondamentalmente. Eh sì, con sì. L'euro ha preso con l'euro, soprattutto l'euro ha agevolato la gente a viaggiare. Viaggiava anche prima, sì. Molto meno. Ma più che altro c'è stata costavano tanti voli. Perché la lira era una moneta, non era una moneta forte, e quindi volo, un viaggio all'estero, anche la permanenza all'estero era più cara rispetto non è che tu dovevi andare pure in un paese dove la lira era più favorevole, che andavi in Tunisia e stavi bene uguale, andavi in Croazia, in Turchia, Croazia, in Russia. Però, sì, sì. Però magari no, si continuerà invece, si viaggerà di più all'interno dell'Italia. All'interno dell'Italia ci auguriamo che si ritorni a viaggiare, che si possa viaggiare e che la gente viaggi molto all'interno dell'Italia, perché poi fondamentalmente a noi non ci manca niente. No, non ci manca niente, oltretutto ieri in Parlamento... Viaggiare è bello, andare all'estero è bellissimo, però ci sono tanti posti in Italia che meritano di essere visitati. Chiaramente, ma ieri proprio in Parlamento c'è stato un emendamento ai famosi decreti del governo, un ordine del giorno a firma Maria Elena Boschi, in cui si chiedevano 500 euro di bonus fiscale per ogni famiglia, per ogni viaggio che viene fatto in Italia. Quindi quest'anno le vacanze il bonus vacanza già è stato proposto sui tavoli del governo, da 325 euro lo vogliono mettere in questo decreto di aprile a 500, che molto probabilmente diventerà il decreto di maggio. Però hai letto poi le postille, in realtà, del bonus vacanze? No, non l'ho letto ancora. Ma tu non mi leggi le postille? Le postille leggo... sono importanti, perché io sono ignorante, io leggo solo i titoli, io leggo il titolo, basta, non è che mi dovete chiedere più. I 500 euro sono cumulativi per viaggi di almeno 3 notti all'interno di strutture italiane. Certo. Ma cumulativi... Se no vado alla seconda casa... No, ma dico cumulativi, cioè vuol dire che da... 3 familiari in su sono 500 euro, 2 familiari sono 325, un familiare 125. Comunque sì, sono agevolazioni, sono incentivi per viaggiare in Italia. Sennò sembra che ognuno di noi chiede 500 euro. Chiaro, per noi sono familiari. Sono incentivi, insomma, però fondamentalmente voglio dire, non è un incentivone, no? Anche perché poi è un bonus fiscale, quindi... vuol dire che tu lo recuperi le tasse, quindi fondamentalmente nessuno c'è, ancora ci hanno fatto un buono, ancora dobbiamo trovare quello che ci vedo i soldi, non esiste manco sotto coronavirus la potenza di fuoco 400 miliardi è un buono. Beh, adesso l'Europa ha fatto lo stesso discorso, perché fa la Commissione Europea dice 300 miliardi con Recovery Fund equivalgono a una potenza di fuoco di 2000 miliardi. È sempre un buono, però è sempre il buono de fanno, è sempre una potenza di fuoco. 300 miliardi diviso 19 paesi ti viene fuori, anzi fai 300 miliardi diviso i cittadini dell'Unione Europea, come c'è stata quella mossa di Salvini all'inizio. Siamo 350 milioni di abitanti, ci hanno dato un euro per uno fondamentalmente, 10 euro per uno, sì, certo, cioè. E questa è un po' la questione matematica poi. E quindi questo Recovery Fund poi ovviamente non è che sono creati dal nulla, comunque sia sono contributi degli stati, insomma è un meccanismo veramente veramente astruso, anche perché fondamentalmente, lo dicevo a Mirko Borghesi che ci siamo fatti una chiacchierata proprio prima di entrare, chiaramente la percezione di una malattia non è come quella di una guerra, no? Una guerra uno la percepisce prima, mentre il fatto che noi stiamo combattendo contro questo nemico che chiamiamo invisibile, io ancora non l'ho ben capito il coronavirus, non è che l'ho provato sulla mia pelle. Guarda, non l'hanno capito gli esperti, quindi tu puoi dire tranquillamente che non c'è capito. E tra l'altro non ci hanno capito niente e continuano a aumentare, perché prima o poi troveranno l'uno che lo sa e che fa, licenziano gli altri 949. No, probabilmente licenzieranno lui perché non se ne è accorto. È pure vero che 4 mesi io punterei tutto su Palù. Sono pochi, Tu Palù è il tuo. Io punterei tutto su Palù, ormai da quando interviene da mattino 5 io punto tutto su Palù.
Virco Borgo, dovete sapere, lui la mattina si mette la sveglia proprio per sentire Valù a mattino 5. Poi dopo, non so, ancora alle 7 e mezza, 6, 7, no, ma io gatto, 45. La mattina apro gli occhi presto e sul cellulare metto programmi di informazioni e mi riaddormento sentendoli, però quando mi alzo hanno fatto tipo da audio cassetta, sì. È come se avessi già letto il telegiornale, ascoltato il telegiornale della mattina. Ah, ti funziona a te questo? Io lo usavo per la scuola, ma non mi ha mai funzionato. No. No, no, mi registravo le lezioni, me le rimettevo in cuffia, ma poi dopo non andavo a ricordarmelo, devo essere sincero. Però oltre, diciamo, ad aspettare la fine di questa riunione, che se siamo fortunati ci sarà intorno alle 5 e mezza, alle 6, quindi magari potremo anche darvene un sunto appunto di questa Eurosummit. Beh, a cui sta partecipando Conte, sì, magari proprio perché loro ci ora stanno ascoltando, hanno stabilito questo orario proprio perché stanno facendo proprio le prove tecniche della trasmissione alla Commissione Europea con Non è la radio. Loro, ma loro ci ascoltano non è la perché radio. Dicono sentiamo che dicono, sentiamo, tastiamo il popolo, polso, ecco, del popolo, l'umore della folla. Daniele scrive, Giuseppe, ma sta potenza di fuoco ci serve o non ci serve? Perché così sembra un po' la spada di fuoco di Mario Brega, un sacco bello. Beh, ma fondamentalmente un po' quella. Fuoco ci serve. Vedi, il problema è che noi pensiamo che questo sia un problema di offerta e di domanda, cioè che manchi l'offerta di beni e la domanda di beni, ovvero chi li compra. Secondo me invece il problema è solo di domanda di beni, perché non è che dopo una guerra le fabbriche sono andate distrutte e si è persa, diciamo, produttività. La produttività è rimasta la stessa, l'abbiamo semplicemente messa sotto lucchetto. Quindi, riaprendo, se uno avesse soldi in tasca, l'economia dovrebbe ripartire prima rispetto a quando invece non loro paventano. Io dico, mentre loro dicono no, il problema è di offerta, quindi dobbiamo far sì che dove c'era prima una persona che faceva un oggetto, adesso ce ne siano 2, 3, 4, 5, 6. Ma servono i clienti per un negozio. La prima cosa per un negozio è aprire un negozio. Se prima i televisori duravano 3 anni, dopo che prima duravano 10, mo dureranno un anno. Però ci sono 10 persone, il televisore costa meno e ogni anno cambiamo. L'obsolescenza non sarà più programmata, ma sarà proprio di legge. Cioè, dopo un anno sarà illegale tenere un televisore, te ne dovrai ricomprare un altro, così la lavatrice, il frigo. Altrimenti questa potrebbe essere la società dei consumi. A proposito di tanto ha parlato anche l'epidemiologo Lopalco, che dice un altro, c'è posto per tutti. Cioè, io voglio l'album dei figurine Panini dei virologi, bellissimo. Bellissimo. A voi Ganeo, nessun bambino sotto di 10 anni portatore di virus. È una bella notizia. Questa è una bella notizia, vuol dire che questi pargoli, il mondo è loro. Però l'altra volta quello Palù ha detto che c'era pure quella volta che è nato già positivo. Come è potuto succedere? Ma c'è, cioè, perché puoi nascere positivo però non essere, non lo so cosa è successo, mentre intanto l'OMS ha dovuto pubblicare un comunicato ufficiale per smentire lo studio di una università francese che diceva che la nicotina protegge dal coronavirus. Ma come si fa? E l'OMS ha detto non è vero. No, non è vero. Poi come è fatta di non è vero? Cioè, perché dice non è vero? Perché certo, siamo sulla base di che? Se loro hanno studiato, no? Cioè, tu chiedi conto di questo studio, no? Cioè, chiederai conto di questo, quelli te lo spiegheranno e magari uno può dire il titolo è troppo fuorviante, oppure perché magari la nicotina ti rilassa, il coronavirus ti stressa. Quindi andiamo un attimo a leggere questo studio del team di esperti dell'università dell'ospedale parigino di La Pitié-Salpêtrière, quindi diciamo uno studio congiunto, che secondo i dati preliminari della ricerca che hanno scaturito dall'osservazione clinica nell'ospedale parigino, il tasso di fumatori tra i pazienti infetti da Covid-19 superiore ai 65 anni è appena del 5% del totale. Ah, quindi loro praticamente hanno fatto questa, siccome in Francia fumano il 25% delle persone, L'ipotesi è che la nicotina, fissandosi sul recettore cellulare utilizzato dal coronavirus, che è lo stesso secondo questo studio, tra l'altro parla il professor Jean-Pierre Changeux dell'Istituto Pasteur, tra l'altro, quindi insomma neanche l'ultimo arrivato, che dice impedisce e ostacola l'ingresso del coronavirus. Al centro dell'ipotesi della nicotina come protettrice ci sarebbe il recettore nicotinico dell'acetilcolina
Lina, che praticamente è un ruolo centrale nella propagazione del virus. Quindi, secondo questo studio, diciamo così, preliminare, la nicotina protegge effettivamente dal coronavirus. E l'OMS subito ha detto: il fumo danneggia i polmoni e altre parti del corpo, ti rende vulnerabile all'infusione. Ha letto quello che c'è scritto dietro i pacchetti di sigarette. Aspetta, il comunicato dice sì, poi è il momento giusto per smettere di fumare e per salvaguardare la nostra salute. Punto. E a capo. E questo, diciamo, è un sembra po'... un po' prefatto, eh? È un po' prefatto, chiaramente. Ma proprio a riguardo di questo, io sentivo oggi, sono andato a vedermi, a spulciare una notizia del 2015, dove Bill Gates aveva presentato un brevetto per una moneta positiva, cioè una criptovaluta. Ma Bill Gates nel 2015 quanto ha fatto tutto? Si è immaginato il mondo e poi chiaramente ci ha messo i soldi per realizzarlo, perché poi questo... fanno gli imprenditori molto potenti, no? Immagino come deve andare il mondo e poi giustamente fanno degli investimenti, certo, per mandarlo dove vogliono loro. In quella direzione. Aveva creato questa moneta, questa criptovaluta basata sugli stili di vita corretti, che ti remunera, quindi ti danno, tu ti scarichi questo conto in banca e ti paga laddove tu hai un atteggiamento di vita coerente, quindi fai sport, mangi la frutta, mangi la verdura, non fumi, non bevi, e loro praticamente perché poi non ti sei pagano. Un costo sulla società, fondamentalmente non perché... sei un costo sulla società, però io ho pensato che in una pandemia fra 100 anni magari, che ne so, i 600 euro te li daranno solo se hai, certo, degli atteggiamenti di vita coerenti, certo, visto che la cassa integrazione te la danno solo se, è chiaro, il reddito di cittadinanza te lo danno... di vita coerenti. Non hai diritto a niente. Neanche a Windows. E quali saranno poi gli atteggiamenti di vita coerenti? Quelli che decidono loro. Esatto. Perché poi dopo sei coerente se ti compri il computer l'HP piuttosto che l'Apple e Bill Gates infatti, esatto, ti obbligherà anche a installare massimo Windows 95 nel computer. Esattamente. Non potrà andare oltre. Basta che questi Windows non tanto salutiamo Maria Giovanna. Perché che parte ci scrive, tutto da un buon proposito, no? Cioè, certo, te lo fanno sembrare che è un buon proposito. Poi dopo alla fine loro che sono lungimiranti, loro già sanno dove vogliono andare alla a fine, parare. Alla fine, è sempre Kill Bill. Kill Bill? Kill Bill. Non ho Kill visto. Bill Gates. Kill Bill Kill Gates. Bill Gates. No, sì, l'abbiamo detto anche in inglese, in modo che lui ci possa capire. No, adesso, senza timore. E adesso, già ieri abbiamo avuto il nostro conto in banca, levano uno zero, via. Andata così, andata così. A me mi conviene. Che se uno sta sotto, è guadagnato. Certo. E quindi io non so come immaginarmi questo futuro distopico fra 100 anni. Però chiaramente fra 100 anni non è che... Perché guardavo le foto della pandemia, quella vecchia, no? Quella della spagnola, sì, ieri hanno girato queste foto e ho visto le indicazioni che adesso quasi quasi vi vado a leggere. Queste, pensate, hanno 100 anni, sono del sono le stesse di oggi. Sono il 1918. Perché mantenere la distanza, usare la mascherina, lavarsi le mani, quello ci hanno eccola detto qua, da fare. La chiamavano grippe, era una derivazione francese dell'influenza. Contro la grippe riducete la frequentazione delle osterie al minimo possibile. Evitate le frequentazioni dei teatri, cursal, cinematografi, ristoranti, caffè e concerti. Recatevi al lavoro a piedi, evitate tram e ferrovie per quanto possibile. Chi ha in casa ammalati, limiti le relazioni con i suoi simili all'assoluto necessario. Curare la più rigorosa e minuta pulizia personale, non sputate nelle strade. Tralasciate l'abituale stretta di mano nel salutare, cambiate frequentemente i fazzoletti, arieggiate diligentemente le vostre abitazioni, isolate, curate e trattenete in casa nel miglior modo possibile i vostri animali. Rimanete in casa alla minima indisposizione per non esporre il vostro prossimo al pericolo del contagio. In caso di malattia, passate un periodo sufficientemente lungo di convalescenza, guardatevi dagli innumerevoli sedicenti mezzi preservativi della grippe. Oh, questa era una delle disposizioni del 1918. 1918, sì. Prendete le stesse di oggi. Beh, insomma, limitate l'osteria, mi è venuto proprio la gioia perché dove se firma? Limitate. Ma limitate o limitare? Quella poi era la spagnola. Che ha fatto molte più vittime dell'attuale coronavirus, no? Sì, nonostante il coronavirus ha
a velocità di diffusione molto più vaste grazie a noi e ai nostri spostamenti che sono molto più veloci rispetto al 1918. Certo, perché la spagnola per arrivare in Italia ci mise circa 18 mesi. Appunto, all'epoca, adesso c'è 18 mezz'ora, sì, mezz'ora e mezza giornata, il tempo di un volo da Pechino a Roma. Se sì, prendi... però deve essere frequente, cioè non è che basta. Vabbè, uno. Ho capito, ok. Però metti caso che il primo, il paziente zero di Wuhan, prende l'aereo, arriva a Roma, con 8 ore d'aereo ci è arrivata, insomma. Sì, sì, sì. Quello volevo dire. E all'epoca si limitavano, oggi abbiamo solo ristretto un po' di più, abbiamo obbligato la gente a restare a casa e basta. Cioè in 100 anni non è cambiato niente praticamente. È cambiato veramente poco, no, almeno nelle prime fasi la malattia sarà cambiato il modo in cui si cura, no? Mentre prima la spagnola non l'hanno curata, hanno aspettato che passasse da sola. Adesso invece magari stanno cercando una cura, stanno cercando un vaccino. Vaccino per esempio per la spagnola non fu mai fatto. Sparì come sparì arrivò. Sparì da sola, come speriamo anche il coronavirus. Speriamo. Speriamo. Sono le 16. Non è la radio che ti ascolta. Per la tua auto non ci sono problemi con la Bart SRL Officina Meccanica. Revisioni, ricarica aria condizionata, tagliandi e inoltre officina plurimarche e diagnosi elettronica. Bart SRL Officina Meccanica si trova a Roma in via di Torre Vecchia 835. Info e preventivi al 345 476 0072. Bart SRL, il migliore amico della tua automobile. Non è la radio, linea WhatsApp 393-2104-753. Se il vostro sogno è abitare in città, il nostro consiglio è la Paolocci Costruzioni. Solo appartamenti in classe A, dotati di ogni comfort e di tutte le nuove tecnologie abitative. Dal 29 maggio, nuovi cantieri nelle zone di Casetta Mattei, Bravetta e in via del Poggio Verde. Uffici vendita in loco in tutti i cantieri citati. La Paolocci Costruzioni, inoltre, mette a vostra disposizione un suo architetto per realizzare la casa dei vostri sogni. Letteralmente, su misura. Chiamatelo 06 66 51 12 71 oppure il 391 46 62 282. Mail info@paoloccicostruzioni.it. Paolocci Costruzioni, tradizione e innovazione. Per partecipare in diretta su Non è la radio, chiamalo 06 94 83 6099. EAN Service, i tuoi elettricisti di fiducia. Impianti elettrici, industriali, anti-intrusione e antifurti per ogni tipo di abitazione. Impianti di sorveglianza e antenne TV e satellitari. Se cerchi qualcuno per la sicurezza della tua casa o per creazioni reti LAN, la EAN Service è l'azienda che fa per te. La EAN Service opera su tutta Roma e provincia. Chiama il 338 13 36 907. EAN Service, gli elettricisti di fiducia. Non stai ascoltando la radio, stai ascoltando Non è la radio. Allora signori, a beneficio di tutti vado velocemente a riepilogare. Machiavelli entra, il frate misterioso lo vede, Machiavelli sorride, il frate capisce e dai che la giriamo. È un thriller rinascimentale, se vogliamo, con questo frate misterioso. Perciò capite che tutto sarà molto più chiaro in Machiavelli. Tutto sarà molto più chiaro, comprensibile, ma... Signore De Ferretti, mi perdoni se la interrompo. Il punto è che questo Machiavelli ci preoccupa un po'. Bene Ferretti, il collega consigliere vuole dire che ragionandoci siamo arrivati alla conclusione che Machiavelli è troppo caldo, troppo attuale. No, come troppo attuale? Naturalmente non è il caso di spiegarle, caro Ferretti, quanto la Repubblica Fiorentina sia una ferita ancora aperta nella coscienza del nostro paese. Chi può dire in tutta onestà che il pubblico italiano sia pronto per una simile prova? Non sappiamo se affrontare lo spinosissimo problema delle guerre puniche. Si figuri se possiamo riaprire il capitolo Machiavelli così, di punto in bianco. Sarebbe una follia. Scusate un momento. Sono incinta di Giorgio. E poi il suo progetto ha un problema ancora più drammatico, Ferretti. Manca la Fregna. Eh? La Fregna. La Fregna, Ferretti. La Fregna. Fregna.
Ed ci eccoci, siamo, eccoci, siamo. Eccoci. Ma come cambierà il mondo con questo coronavirus nei vari settori? Perché poi noi ovviamente facciamo delle ipotesi, abbiamo fatto l'ipotesi del mare, abbiamo fatto l'ipotesi della montagna. Montagna no, non hanno detto che cambierà, quindi in montagna si può andare. Noi abbiamo fatto ipotesi dei ristoranti, ma l'ipotesi più importante è quella dello sport, che un po' investe tutti noi, sì. No? Tu te lo immagini a giocare a calcio con le bolle di sapone, con le bolle quelle giganti? Ci ho giocato? Io pure ci ho giocato una volta. Una volta però, vorrei farlo con gli amici, una volta mi accavavo fuori, ma vorrei farlo con i miei amici, sinceramente. Ce l'abbiamo? Allora gli diamo il buongiorno. Eccolo. Eccolo, il nostro Marco Cioci, pilota Ferrari GT. Ciao Marco! Ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. che piacere. Io sono Bonzo, mi fa molto piacere parlare con te. Ti seguo sempre quando sei da Mirko e mi hai fatto appassionare davvero ai motori. Io che non ne capivo niente sentendo te, mi hai fatto un po' innamorare. Adesso guardo le cose con un altro occhio. Grazie. Piacere mio, e sono contento di averti fatto questo effetto. Soprattutto grazie ai tuoi consigli per guidatori normali, esatto. Dall'accendere la macchina e via dicendo, l'hai un po' istruito, eh? Esatto. E questo sì. Dai, alla fine abbiamo questo oggetto, no, che vediamo tutti i giorni, e quindi lo diamo per scontato, invece c'ha un potenziale incredibile, no? Lo vedevamo tutti i giorni, bravo, lo vediamo parcheggiato lì. Le nostre città sembrano un po' un enorme sfascia carrozze, no? Con tutte le macchine ferme lì. È vero. Io calcola che oggi devo uscire, per sfortuna devo accompagnare mio figlio a una visita, e finalmente risalgo in macchina anch'io. Sarà tipo un mese e mezzo che non salgo, sono quasi nervoso, dai. Non correre troppo. Non è che ti sarei dimenticato come si guida? Ve lo dico dopo. No, va bene. Senti, ma io con Mirko gli chiedevo prima, eravamo qui in studio, ma come cambierà il mondo delle corse? E lui mi ha detto, oggi te lo spiega Marco e te lo spiego io. Calcola che, scherzi a parte, in questo proprio oggi ho avuto una telefonata per capire un po' qualche news, no? E purtroppo non ci sono news reali, ossia c'è tanta buona volontà, ma tutto ancora è veramente fermo per quanto riguarda il mondo delle corse, perché primo dipende da quello che decidono le varie nazioni, e questo è per quanto riguarda tutti i vari campionati internazionali. Poi a livello nazionale c'è molto ottimismo, perché comunque l'Italia sicuramente partirà con il campionato italiano, la Germania partirà con il suo, però come non lo sappiamo, ci sono un po' di ipotesi che a oggi hanno un po' tristezza, diciamo, perché immaginarci un autograph session, ossia il momento in cui i tifosi durante il weekend possono essere a contatto con i piloti, firmare gli autografi, scambiare due battute, spesso prendiamo i bambini e li portiamo dentro al box a vedere la macchina. Insomma, sono momenti che per adesso non possono nemmeno essere presi in considerazione. Poi magari diventerà normale, spero di no, perché significa togliere ulteriore umanità a uno sport che comunque sia deve vivere di questo. Quindi ci saranno dei cambiamenti tra pubblico e sportivi, diciamo. Speriamo temporanei, ma ci saranno dei grossissimi cambiamenti anche per gli addetti ai lavori, perché una delle ipotesi più probabili è quella di usare le gare stile campionato del mondo di calcio, no? Ossia tu vai, hai un tuo hotel per 20 giorni, 15 giorni, fai tutto lì, vai in pista solo per fare la gara ad orari, quindi i meccanici potranno andare in certi orari, i piloti in altri. Finito il lavoro in pista si deve tornare direttamente in hotel, quindi queste sono idee, però le idee in questo momento stanno andando da questa direzione. E certo, perché poi magari lo chiedo io, perché magari Mirko lo sa, io faccio domande e sono curioso, perché poi magari noi vediamo la gara, ma la gara è semplicemente diciamo la macchina che corre, fondamentalmente è solo la punta dell'iceberg poi di tutto il lavoro che c'è dentro per fare appunto un gran premio, una corsa. Allora, assolutamente, per darti un'idea, una logistica di un team è strutturata in tre gruppi di lavoro, no? Hai il primo gruppo, fai conto, il weekend di gara noi sappiamo che è dal venerdì a domenica,
primo gruppo di lavoro arriva già la domenica precedente o il lunedì per montare tutte le parti, le tensostrutture, gli ospitality e quant'altro. Poi arrivano i meccanici, arrivano generalmente intorno al martedì o anche il lunedì. Poi i piloti, quelli arrivano per ultimi, alcuni tipo me arrivano tipo il giovedì sera, quelli un po' più giovani, un po' più entusiasti e quant'altro arrivano comunque il giovedì a pranzo. Domenica, finita la gara, i piloti generalmente ripartono, i meccanici devono smontare tutto e ripartire quantomeno il lunedì. Quindi si tratta di un gruppo di lavoro che deve essere in pista una settimana intera, con dei turni atroci, perché se tutto va bene, che i piloti non sbattono, una giornata del meccanico è dalle 7 di mattina alle 11 di sera. E poi succede che ogni tanto, accada pure a noi che magari la tiriamo su nel muro e la disintegriamo, e questi poracci la ricostruiscono la notte per la mattina. Quindi in una situazione del genere come la gestisci? Che cosa fai? No, i meccanici devono comunque tornare in hotel, oppure dopo 20 ore in pista, se un meccanico che ha fatto la notte magari può riposare 2-3 ore in più, deve comunque uscire con gli altri. Quindi anche a livello organizzativo ci sono tantissimi quesiti. E certo, magari fare test a tutti i piloti, io non so di quanti membri è un team. Dipende dalle categorie, naturalmente. Sempre. Sì, dipende dalle categorie. L'idea di fare i test sembra quasi essere la base, ossia un po' tutti gli addetti ai lavori dovranno essere, uso un termine brutto, schedati, ossia con dei test prima che partono, dei test appena tornano e dei test nel periodo tra una gara e l'altra. Però sei sempre obiettivamente a rischio, no? Perché sappiamo che magari fai il test oggi, sei positivo domani, sei a posto, poi devi ripartire. Quindi è comunque un po' un cercare una soluzione che però è sempre tutto sommato un po' a rischio. Però dallo stesso punto di vista si cerca di ridare un po' di normalità a tutti, usando più sicurezza possibile, quindi bisognerà vedere, sicuramente sarà un esperimento anche questo, le prime gare serviranno da esperimento, credo. Senti Marco, ma invece per quanto riguarda noi comuni mortali, secondo te qualche difficoltà nel riprendere l'auto dopo 2 mesi? Allora, scherzi a parte, ti posso dire una cosa, non è così immediato, allora, non è un qualcosa che uno si dimentica, però le cose semplici, le cose più facili diventeranno subito automatiche, ma le cose un po' più complicate, ossia, sembra una stupidaggine, il parcheggio no, non è facile riprendere subito l'occhio, capire le distanze e le misure, e soprattutto non è nemmeno così semplice riuscire a riprendere quella fluidità nel fare, ahimè, 5 cose contemporaneamente, perché poi è inutile che ci prendiamo in giro, ma poi in macchina si fa un po' di tutto, si parla al bambino che è dietro, che è il viva voce se si parla al telefono, la stazione della radio, queste sono tutte situazioni che all'inizio bisognerà tenere un po' sott'occhio, perché sono sempre state normali e naturali, ma in questo momento si sono un po' resettate, quindi attenzione alle cose più semplici, perché prima facevamo tante cose semplici, ma oggi non sono più così come erano prima, quindi una settimanella, un pochettino per riprendere l'abitudine a fare i nostri movimenti in macchina servirà. Boh, io ti dico, sono scettico, perché io già prima non ero un fulmine di guerra, devo essere sincero, ero uno di quelli proprio che la macchina era piena di piccoli bozzi da una parte e dall'altra. Non, la luce che ci accendeva, io chiedevo ma che è questa luce, sembrava Natale quando giravo la chiave della macchina. E adesso, un anzianotto alla guida, magari sì, un po' un anzianotto, io motorino per me, il motorino, la moto più pratico, e adesso magari portarla, magari anche, che ne so, da un meccanico prima di rimetterla in moto potrebbe essere una soluzione, un qualcosa, di vedere se è tutto a posto. Te lo chiedo perché, guarda, io ho paura, non so proprio. No, ma non devi aver paura, cioè, ahimè per te, ma un po' per tutti, adesso c'è tanta tecnologia, in questo momento la macchina o parte o non parte, quindi stai tranquillo, cioè, quando l'andrai a accendere, se non hai l'albero di Natale acceso, vai tranquillo, altrimenti se c'è un problema, ad oggi le macchine te lo segnalano, poi dopo se tu non sai che cos'è, vai dal meccanico e te lo spiega, però scherzi a parte, le vetture di oggi hanno tanta tecnologia. Poi il meccanico, quando il meccanico ti dice l'importante è la salute, sì, allora dei 1000 euro almeno. Esatto, cominci a preoccuparti, esatto. Fatti dare una sedia e siediti. Quindi la macchina ti dice la macchina si ripara, non ti preoccupare, l'importante è la salute. Sì, ci vorrà un po' di tempo, ma si ripara. Che poi mi viene da sorridere, no, ragazzi? Perché io penso a quei mostri sacri che non siamo noi piloti, ma sono i meccanici.
Cioè noi andiamo a fare un qualunque tagliando, no? Magari come dici tu, una lucetta, uno stop che si è fulminato, arrivi lì, sembra che gli ha portato il Titanic, oddio, adesso è una settimana, due settimane ci vuole. Noi disintegriamo le macchine, questi con mezz'ora ti rimettono in pista, cioè tu torni al box che ti senti veramente, scusate il termine, una cacca perché manca mezza macchina. E questi ti guardano e vengono i ragazzi, vabbè Marco tranquillo, adesso la sistemiamo, che tu cerchi di capire, cioè, ma come fai a sistemarla? E invece riescono a fare dei miracoli, poi vai dal meccanico sotto casa, veramente per un LED fulminato la macchina ferma due settimane. Il mistero. Ovviamente. Il mistero del meccanico fulminato. Diciamo, io sono un po' vecchiotta la macchina, capito? Cioè quella con la manovella davanti. Quella è Highlander, esatto. Quella stai tranquillo, non ti devi preoccupare. Quella si accende, e se non si accende ha un costo di riparazione molto 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 basso. Assolutamente, con due cavi e un amico ha risolto. Ecco, tanto arriva anche una domanda per Marco, e Aldo ci scrive: ma dovendo tenere la macchina ferma per tanto tempo conviene staccare la batteria? Allora, tanto tempo sì, ma tanto tempo parliamo di 3 mesi, 4 mesi senza mai accenderla. Sei ottimista, sei ottimista tu, sei sì, ottimista sui no, tempi della quarantena. Intendevo dire che probabilmente conviene più, magari la macchina si presuppone che è parcheggiata vicino casa più o meno, magari una volta al mese, anche con la scusa della macchina, scendere e andarla a accendere, bastano 5 minuti in macchina, almeno uno sembra quasi di essere tornato nella normalità, uno fa finta che è nel traffico, rimane 5 minuti a macchina accesa, scherzi a parte, il problema si risolve così. Sì, ma io l'ho accesa sempre, poi adesso quando abbiamo ricominciato a venire, devo dire che all'inizio mi è sembrata un po' accelerata la macchina rispetto alla pre-isolamento, poi ora adesso è tornata sui suoi ritmi. Che vuol dire accelerata? È che sembrava andare più veloce nonostante andassi piano. Vabbè, perché eri solo in macchina, eri solo, non c'era nessuno in giro. Non era più abituato, sembrava andare molto più veloce. Poi dopo, abituato alla poltrona, diceva più veloce della poltrona dove stavo. Ma ci saranno, esatto. Ci saranno gli autovelox adesso? Ma ci stanno tranquilli. Se fanno mancare sì, sono pronti anche loro, saranno più reattivi anche loro, appena si ritorna alla normalità faranno certe foto che nemmeno National Geographic fa. Assolutamente. Marco, senti, adesso il programma invece per i piloti, tu avevi detto che per maggio si tornava forse almeno ad allenarsi in pista da soli? Sì, adesso sembra che per esempio la Francia abbia rilasciato un comunicato dove gli autodromi possono riniziare l'attività, non per le gare, quindi mi sembra al massimo 10 persone, però le attività possono riprendere, e credo anche Repubblica Ceca stia andando su questa linea. E poi sai, una volta che parte uno, poi gli altri più o meno prendono coraggio e provano a seguire la stessa linea. Però ad oggi, programmi ufficiali, test o quant'altro, non c'è niente. Perfetto. Eccola lì, quindi gli appassionati di motori e quelli che si Marco, stanno appassionando come me devono aspettare ancora un po'. Marco, come nasce questa tua passione per i motori e per l'automobilismo? Allora... Da bambino in tarda età, perché spesso sento storie diverse, c'è anche chi inizia magari un po' più tardi. No, io la mia è una storia un po' strana, perché allora io ho sempre appassionato di motori, ma a livello di istinto, cioè quando ero piccolino, sotto casa c'era un negozio di moto, un meccanico di moto, che mi conosceva dalla nascita, e io volevo sempre salire sulle moto, volevo che me l'accendeva. Però era una passione così. Poi, essendo stato sempre io un ragazzino un po'... vivacello, diciamo, mio papà, per non farmi stare troppo tempo a bighellonare in giro, mi aveva mandato con mio zio, che aveva praticamente passione, già correva in macchina e con i go-kart, e mio cugino correva con il go-kart, quindi io sono andato sempre con loro, abbastanza tardi però, a 10 anni circa, e da lì insomma facevo un po' il ragazzetto di bottega, ma perché mi piaceva. Poi dopo da lì mio padre con mio zio mi hanno fatto fare un piccolo test con il go-kart, e capirai, io sono impazzito. E da lì un po' alla volta ho iniziato con il kart. Io ho iniziato abbastanza tardi, ma anche perché ai miei tempi si passava dal go-kart alle macchine a 18 anni, quindi iniziare a 11 anni era giusto. Non è come adesso che devi iniziare per forza a 6-7, perché a 15 sei già in macchina. Quindi per la mia epoca era giusto iniziare a 10-11 anni. E come è cambiata questa tardi. Cosa? Si è passata da 15 a 18? È cambiato una cosa di legge è stata sì, una sì, prassi? Sì, sì, no, proprio di legge. Cioè, prima tu dovevi avere la patente per andare in macchina.
Adesso invece devi fare un corso, un super corso federale che ti dà la licenza per correre in macchina se arrivi dal go-kart, perché le categorie propedeutiche adesso iniziano a 15 anni, la Formula 4 inizia a 15 anni, quindi i bambini che fanno? Vanno sul go-kart 7-8 anni, a 13-14 devono essere già pronti per andare in macchina, e quindi sai, gli anni che fai sul kart magari sono gli stessi. Però tu rifletti, un conto è 14 anni, un conto è 18, cioè 14 sei un bimbo ancora, quindi anche la maturità in quel momento magari vale più del talento. A 18 sei comunque più o meno formato, quindi la prestazione puramente sportiva è comunque sia già oggettiva. A 15 anni rischi che magari il ragazzino di 15 anni che vola e vince, vince magari più di maturità che di talento puro, però a 18 quando te ne sei accorto è tardi, sia per uno che per l'altro. E come si vede il talento di un pilota? Il talento, guarda, ti dico adesso, sì, sicuramente chi vince ha sempre ragione, però diciamo che il talento di base è la facilità nell'adattarsi a tutte le condizioni, al mezzo, alla pista, allo stress, poi la sensibilità nel capire quello che bisogna fare in quel momento, perché a volte uno pensa sempre, ah io freno tardi, no, a volte frenare tardi è un errore, quindi il talento lo capisce da solo che sta forzando la guida, senza bisogno che glielo spiega nessuno. Poi c'è il ragazzo costruito che invece impara magari anche molto più del talentuoso, però è normale che ha delle tempistiche per arrivare al risultato diverse, e quindi questa è un po' la differenza. Senti, io quando adesso vedo la Formula 1, vedo Leclerc che mi sembra proprio un talento, diciamo, che lo vedo che c'ha proprio, diciamo, la voglia di strafare delle volte, o magari non si controlla, però lo vedo, diciamo, come una persona che scriverà il suo nome nella storia della Formula 1. Sbaglio? No, non sbagli, sono quei talenti cristallini. Me l'hai insegnato, no? Tu questo, io queste cose, dopo che ho sentito te, mi sono visto un gran premio, l'ho capito, anche l'ho vista anch'io, quindi ti faccio questa domanda perché mi sono emozionato quando l'ho capito. Sì, però vedi, sono quei talenti cristallini che, come tutti gli sport, cioè nel calcio, nonostante io sia estremamente laziale, cioè il Totti della situazione, il Del Piero della situazione, il Nesta della situazione, lo vedi già dalla primavera che è un fuoriclasse, no? Poi dopo sta a loro continuare la crescita. Leclerc, così come Verstappen, è uno di questi, cioè tutte le categorie del corso ha vinto, se non beveva, ed è evidente che era in assoluto tra i più forti. Cioè, lui è stato bravo a non crollare sotto il peso della Formula 1, quindi ha fatto quello che poteva fare un handicap in un vantaggio ancora di più, perché adesso ha preso consapevolezza, quindi adesso lo ferma più. Verstappen, se tu fai caso, anche negli scontri ravvicinati tra Verstappen e Leclerc, dico Verstappen perché è un po' lo spauracchio di tutti, no? È un po' il bulletto del gruppo. Con Leclerc tanto bulletto non lo fa, ma perché? Perché sono cresciuti insieme dal go-kart, se le sono già date, quindi non fai più effetto, non crei più l'effetto sorpresa o l'effetto bullismo, e loro se la giocheranno adesso per il futuro. Quindi lo stesso Verstappen non è che potrà puntare sempre sul fatto faccio la staccata matta, perché a Red Bull gliel'ha fatta, ma poi tanto gliela ha ridata la ruotata a Leclerc, perché quello sarà pure di Monte Carlo con la faccetta da bravo ragazzo, ma quando a 300 all'ora te prendi a ruotate, tutto sommato non è che sei proprio così delicato. Perfetto, Marco, ti ringraziamo per questo bellissimo collegamento. Come grazie a voi. E in bocca al lupo per la visita. Crepi il lupo. Grazie ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Fantastico. Lazialissimo. Mirko, io ti devo ringraziare perché effettivamente io non ci capivo niente. Da quando seguo te e anche poi il lavoro che fai oltre la radio, mi sono un po' appassionato. Ovviamente ancora sono meno del neofita, proprio un gradino più sotto del neofita, però mi piace iniziare allora, a capire. La prossima settimana cose. Facciamo intervenire qualche altra voce dei motori. Mi piace, devo essere sincero. Ora invece dovremmo parlare di numeri, di numeri. Numeri, io l'altra volta abbiamo sentito dei numeri coerenti, corretti,
tra parentesi, si sono verificati e quindi non potevamo non richiamarlo. No, no? Ormai sarà un appuntamento del giovedì, per forza. Assolutamente. Ce l'abbiamo? Forse hai sentito il backstage della telefonata? Perché avevo lasciato il cursore alzato. No, perché stavi de guancia. Così. Ah, ok, perfetto. Abbiamo il collegamento telefonico, Alessandro Vittori. Eccolo. Ciao Ale. Buon pomeriggio ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che meraviglia. Come stai? Che bella sempre voce squillante. Lui è allenato, da professore è allenato, perché urla tutto il giorno in videochiamata agli alunni. Fa bene. Dalla mattina fino alla sera a fare video, quindi ormai sono allenatissimo. Te lo lasciano lo schermo senza telecamera oppure tu li devi tenere sott'occhio tutti quanti con la telecamera? Come funziona? No, a noi ci hanno praticamente consigliato di barrare lo schermo, perché così il segnale della chiamata è un po' più pulito, considerando che comunque in questi giorni tanti stando a casa sono collegati, quindi le chiamate non vengono, però le videochiamate non vengono benissimo. Allora noi mettiamo i muti, sia loro mettono, io rimango ovviamente con il microfono aperto, loro barrano sia il microfono che e lo schermo, e quindi può succedere che qualcuno prende e se ne va. Dove saranno? C'è un ragazzo che è connesso dal 9 marzo, non si disconnette più dal video meeting. Più disconnesso. No, il bello è che quando chiudiamo la videochiamata, devo chiuderla io perché poi la devo registrare, e praticamente alcuni rimangono appesi per un po', e allora devo andare a chiamarli singolarmente, di abbandonare la videochiamata. Fatto. Scusi professore, c'era una partita alla PlayStation, mo finisco e mi stai. Senti, come vanno questi numeri? Dicci, dacci speranza. Ma guarda, negli ultimi giorni c'è stato un miglioramento importante, da circa 5-6 giorni. Prima si riscontrava un test positivo ogni 9-10 tamponi, adesso invece il numero è salito e quindi è scesa la percentuale dei tamponi positivi intorno al 5%, è un tampone positivo ogni 18-19 tamponi processati, quindi sicuramente questo sta a testimoniare che il contagio sta rallentando. Rimangono dei numeri alti in Lombardia, in particolare a Milano, visto il bacino della città. Nel Lazio è praticamente rientrato in parametri pseudonormali, perché i contagiati sono 80 ogni giorno in tutta la regione, nella città di Roma addirittura 29, quindi si è arrivati veramente ad un numero abbastanza esiguo e abbastanza controllato. Quindi siamo pronti, credo, anche per iniziare questa famosa fase 2 a partire dal 4 maggio. Se ne sta parlando, ne sta parlando il governo con la task force presieduta da Colao, e ora entro domenica Conte farà una conferenza stampa e informerà tutti quale sarà il piano per le riaperture. Assomiglia un po' a quello della fase 1, no? Diciamo la fase 2, la 1 a maniche corte, molti dicono. Esatto, ancora una via di mezzo. Invece di stare a casa con il pigiama, stare a casa con la t-shirt. Sì, oggi per esempio un titolo, tra l'altro di un giornale anche politicamente vicino al governo, il Fatto Quotidiano, era: inizia la fase 1.5, proprio a sottolineare il fatto che comunque 1.5. Che comunque è una fase 2 mascherata, anche perché oggi sono uscite le prime indiscrezioni sulle riaperture. Per esempio gran parte delle attività riapriranno dall'11, addirittura i ristoranti e i bar riapriranno dal 18, quindi 2 settimane per un'attività come un bar, come un ristorante, sono, cioè, tra l'altro dopo un periodo di 2 mesi di chiusura, di 1.5 mesi di chiusura, ovviamente sono pesanti da sostenere, quindi ancora l'apertura per alcune attività è molto lontana, è per metà maggio. Ma quello che dicevamo anche la scorsa settimana, questa è una mia opinione, ma anche voi eravate d'accordo, nel frattempo manca una mappatura, perché noi non conosciamo, come per esempio invece conosce il Veneto, lo sviluppo del virus in alcune zone della nostra nazione. Questo sicuramente è un qualcosa che rischia di mettere a repentaglio poi la riapertura, perché Conte ha specificato che nel caso in cui dovessero scoppiare nuovi cluster si ritornerebbe a lockdown, e credo che anche a livello psicologico un'eventualità del genere sarebbe veramente deleteria.
Eh sì, no, diciamo che fra le misure che ci danno un'idea un po' di allentamento, che fanno parte di quello 0,5 da 1 a 1,5, forse più che le attività produttive e tutto il resto, è la possibilità magari di andare anche al parco a fare attività sportive da sole, quindi vuol dire se mi gonfio un pallone posso andare a palleggiare, a allenarmi e poter andare nelle proprie seconde case, sia nella anche a cena a casa di un amico, esatto, a cena a casa di un amico, oppure nella propria regione si può andare nella propria seconda casa se uno ha la casa al mare, è un montagna, può andarci se è nella propria regione, pure in collina, pure Pierluigi collina, alto piano, quindi insomma già quella è una bisaglia di quello 0,5 che almeno darmi una parvenza di, insomma, di un po' di sblocco di una situazione fondamentalmente, no? Perché ovviamente tutti quanti adesso siamo un po' nella sospensione del pensiero, però ovviamente poi la riapertura ci farà fare i conti anche con altri numeri che appunto ne accennavi tu, so quelli economici che forse ci spaventano un po' di più. Beh sì, spaventano molto, tra l'altro oggi è un passaggio fondamentale dal Consiglio Europeo che è iniziato alle ore 15, si saprà insomma le cifre che avrà a disposizione l'Italia da qui fino all'estate, perché oggi si parlava anche dell'entrata in vigore delle eventuali decisioni, insomma fine maggio, primi di giugno, quindi da adesso fino a fine maggio, giugno ci sarà anche un altro decreto aprile, Conte ha anticipato che dovrebbe essere all'incirca di 50 miliardi, come dicevamo anche settimana scorsa, le cifre quelle sono, poi bisogna però andare a toccare i settori giusti e soprattutto non lasciare nessuno scoperto, come invece per esempio è successo a marzo, ma il problema economico è un problema evidente, è un problema tangibile, anche perché la ripartenza non significa tornare al pre-crisi. Ci sono interi settori che ripartiranno con modalità contingentate, quindi ovviamente i ricavi delle singole attività non saranno nemmeno paragonabili a quelli di una situazione di normalità, quindi lo Stato dovrà assolutamente continuare a sostenere le attività produttive, perché il rischio è quello che parecchi non riaprano proprio, ma anche quelli che dovessero riaprire rischierebbero comunque di chiudere dopo pochi mesi, e questo sarebbe sicuramente un disastro economico per l'Italia che già prima della crisi era un po' malandata. Eh già, Leonardo. Sì. Numeri, siamo in pausa, dobbiamo andare. No, come dobbiamo in pausa? Sono le 16:31 e 38 secondi. Posso fare l'ultima domanda? Ma certo, però l'ultima devi, domanda devi, posso devi. Fare? Perché a me quello che non mi è chiaro è poi se questi numeri della pandemia siano omogenei in tutta Europa. Tu hai guardato, hai dato uno sguardo anche agli altri paesi, perché vedo ad esempio delle discrepanze fra il tasso di mortalità di questa malattia tra l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna. Forse le contano in maniera diversa? Allora, sì, la risposta è sì. Innanzitutto ha scombussolato completamente il quadro il numero della Cina. Inevitabilmente è falso, cioè non è proprio plausibile pensare che una nazione di 1,5 miliardi di persone abbia così pochi morti. Purtroppo morti, cioè non avrebbe nemmeno chiuso a quel punto la Cina. Esatto. E poi c'è uno studio che dice invece che sono sparite 27 milioni di utenze telefoniche. Sì. E quindi questo sicuramente lascia basiti. Pensare soltanto che il numero dei morti possa essere, non dico 27 milioni, francamente spero di no, più vicino ai 27 milioni rispetto alle poche migliaia dichiarate dal governo, ovviamente fa capire che è stata una piaga incredibile a livello storico. Ma su quante mortalità l'Italia, esclusa la Lombardia, quindi nelle regioni del centro-sud, ha una mortalità ogni 100.000 abitanti bassa della Germania, che è la nazione che ha il dato più basso in tutta Europa. Il dato dell'Italia è clamorosamente inficiato da quello che è successo in Lombardia. Quindi secondo me continuare a dire non è possibile una riapertura per zone è un qualcosa che va fuori dalla logica, nel senso, siamo in Umbria che c'hanno zero morti da esatto. settimana, giustamente ormai pure a Basilicata, il Molise è saltato, diciamo, Molise ieri controlli, due, no? Cioè, due contagi ieri il Molise, più due. L'Umbria è la regione con il tasso di mortalità più basso, il secondo è il Lazio,
Quindi tutti vicinissimi alla Lombardia, per carità, ci mancherebbe. Tra l'altro è la regione locomotiva d'Italia. Lo Stato Pontificio, ci sarà un motivo? ci sarà un motivo? Questo io chiedo. No, ci sono le Marche però, Ma le Marche recuperano, però quelli sono i sattori, li hanno puniti. Vedi, esatto, come... le Marche secondo, vero. Marche e Liguria. Marche e Liguria seconde dopo la Lombardia. Occhio al Piemonte, perché i numeri del Piemonte stanno continuando a crescere. Ma perché questa cosa? Come fanno a crescere i numeri del Piemonte nonostante questo lockdown? Perché c'è stato un disastro nell'RSA. Sì, sentivo che il 50%, non so se ho sentito bene, il 50% delle vittime del coronavirus sono all'interno dell'RSA. Sì. Esatto. Nel mondo. Nel mondo, non in Italia. Esatto. Nel mondo. Tanti Fontana. Sì. Tanti Fontana nel mondo. Tutti Fontana. Tra parentesi, mi sembra il numero dei morti nell'RSA italiano forse è tra i più bassi rispetto a quante ce ne sono, perché l'America, parliamo fortunatamente l'America solo dell'RSA in Lombardia. L'America è quasi tutta RSA. Quasi tutta. Incredibile. Una fontana strano. Di fontana. Vai. Che strano queste cose. È brutto ridere di queste cose, però qualche responsabilità c'è. Una fontana di fontana, nel senso, fa ridere la battuta, ma vuol dire purtroppo. Ovviamente noi prendiamo fontana perché la Lombardia è la regione in cui ci sono stati più morti, ma potremmo prendere Cirio per il Piemonte, in parte anche Zingaretti per il Lazio. Buona, quindi non ne facciamo un discorso politico. Certo. Esatto. L'Emilia Romagna, devo dire la verità, Emilia Romagna e Veneto su alcune cose hanno agito in maniera diversa, e anche qui una regione governata dal centro-sinistra, una regione governata dal centro-destra, quindi non ne facciamo un discorso politico ma un discorso di anche abilità di governo, quindi non entriamo in discorsi di parte, bensì cerchiamo di analizzare per quello che possiamo vedere ed osservare. Bene, Alessandro, è sempre un piacere. Noi ti salutiamo, ci andiamo in pubblicità, Leo. Pausa. Ciao Alessandro, ciao, ciao. Alla prossima. Piacere mio, ragazzi. Vittorio. Tanto seguimento. Grazie. Ciao. Andiamo in pausa, vai. Partecipare in diretta su Non è la radio. Chiamalo 06 94 83 6099. Non è la radio sposa un progetto solidale nato e operativo a Roma. La Onlus Giuseppe di Nazareth, attiva dal 2010, garantisce la continuità del processo di presa in carico attraverso l'accoglienza in strutture di secondo livello, sostiene le famiglie con disagio socio-economico, dispone al proprio interno di figure professionali specializzate come medici, psicologi e avvocati. Onlus Giuseppe di Nazareth, responsabile Francesca Martina, telefono 340 97 68 885. Per informazioni su come prestare servizio volontario o aiutare con donazioni, visita il sito giuseppedinazareth.org. L'osteria preferita dai romani e non solo, la trovi nella splendida cornice di Trastevere. L'Osteria Pucci offre ai suoi clienti i migliori piatti della cucina romana, bucatini alla matriciana, cacio e pepe, trippa, vacchio, carciofi alla giudia e tanti altri. Lo staff dell'Osteria Pucci ti aspetta in piazza Mastai 2. L'Osteria Pucci organizza anche degustazioni ed eventi a tema e menu personalizzabili. Per informazioni e prenotazioni chiamalo 06 58 19 870. Se il vostro sogno è abitare in città, il nostro consiglio è la Paolocci Costruzioni. Solo appartamenti in classe A, dotati di ogni comfort e di tutte le nuove tecnologie abitative. Dal 29 maggio nuovi cantieri nelle zone di Casetta Mattei, Bravetta e in via del Poggio Verde. Uffici vendita in loco in tutti i cantieri citati. La Paolocci Costruzioni inoltre mette a vostra disposizione un suo architetto per realizzare la casa dei vostri sogni, letteralmente su misura. Chiamatelo 06 66 51 12 71 oppure il 391 46 62 282. Mail info@paoloccicostruzioni.it. Paolocci Costruzioni, tradizione e innovazione. Cerchi un e-commerce dove trovare piccoli e grandi elettrodomestici, TV, elettronica, informatica, illuminazione, elettroutensili e molto altro. Prezzodigitale.it, un'azienda giovane ma con tanta esperienza che ti offre il supporto in tutte le fasi dell'acquisto, dalla scelta del prodotto alla spedizione. Prezzodigitale.it risponde al 392 97 39 663. Mail info@prezzodigitale.it. Prezzodigitale.it, i tuoi desideri sempre disponibili. Sì.
Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Scusi il sacco, doganiere. Vabbè, allora. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è caduto il sacco. Allora l'ha attraversato. Un fiorino. Vabbè. Ma siamo quelli. Andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, sbaveva sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Allora, grazie, arrivederci. Senta. Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Ed eccoci, torniamo in diretta su Non è la radio, ci stiamo chiedendo un po' come sarà la riapertura. Uno dei temi più caldi è quello che riguarda assolutamente i mezzi pubblici e per farlo abbiamo chiamato un esperto, chiaramente una persona da sempre vicina ai lavoratori, Marino Masucci della CISL, segretario regionale, giusto Marino? Sì, sì, buonasera a tutti, sono il segretario generale dei trasporti della CISL, sì. Bene, e io ti volevo chiedere, tu hai fatto un incontro, numerosi incontri con l'assessorato, io ho visto il tuo sindacato che è stato sempre vicino a anche ai lavoratori in questo periodo comunque sia di smarrimento, dove il sindacato diventava un po' un punto di riferimento, e volevamo capire un po' come riprenderà il trasporto pubblico, perché adesso viviamo in una situazione eccezionale. Però chiaramente bisogna salvaguardare sia la sicurezza dei lavoratori che quella dei passeggeri. Sì, è assolutamente condivisibile quello che hai detto, nel senso che il trasporto è un sistema dove la sicurezza non riguarda solo i lavoratori, ma riguarda soprattutto, anzi, gli utenti, i cittadini che sono nelle condizioni di dover prendere, a volte anche non scegliendo, il mezzo collettivo. Quindi l'attenzione è duplice, quella sindacale soprattutto è la tutela delle condizioni di sicurezza chiaramente dei lavoratori, però non possiamo come soggetto collettivo non essere responsabilizzati sulle conseguenze della mancata sicurezza anche sui cittadini e sugli utenti. Il tema è molto complesso perché praticamente c'è un ragionamento che si deve fare al contrario, cioè mentre di solito le politiche di trasporti si occupano di riempire i mezzi di trasporto, in questa fase di emergenza noi dobbiamo prevedere una politica di trasporti che minimizza il riempimento dei mezzi di trasporto, che è una sorta la di la soluzione più banale che mi viene in mente sarebbe quello di aumentarli, cioè invece di, sì, dove passava un autobus farne passare due. Assolutamente sì. Su questo noi purtroppo devo dire che è una soluzione che con un centro storico come Roma e con una conformazione urbanistica come Roma non è proprio semplice, però quella sarà sicuramente l'aumento dell'offerta con l'aumento della frequenza dei mezzi un elemento determinante.
come determinante sarà quello che accadrà domani, perché è prevista una riunione del Ministero dei Trasporti con le organizzazioni sindacali nazionali, dove si faranno una sorta di linee guida su come riprendere nei mezzi di trasporto a livello nazionale. Ecco, perché poi il rischio è che poi ognuno faccia un po', diciamo, ogni regione si muova un po' in maniera discorde rispetto alle altre, no? Sì, infatti è questo proprio il problema delle linee guida nazionali, perché potrebbe accadere paradossalmente che magari una regione decida che un autobus possa contenere 20 persone, un'altra 30, un'altra 40, e sarebbe veramente il caos. Quindi le linee guida secondo me sono necessarie, però è anche vero che Roma è veramente un caso a parte, nel senso che la densità abitativa di Roma non ce l'ha nessuna città, e nello stesso tempo la conformazione urbanistica, come già dicevo, è veramente un caso particolare. Segretario, una domanda. Si sta pensando anche proprio nell'ottica della salute dei passeggeri e via dicendo alle linee guida per quanto riguarda non solo il mezzo pubblico strettamente, diciamo, dal punto di vista meccanico del mezzo, ma stazioni, fermate, perché è vero che può aumentare la frequenza, ma poi insomma non è che possiamo anche sapere benissimo quanta gente aspetta l'autobus a un determinato minuto piuttosto che a un altro. Sì, questo è proprio uno dei dilemmi su cui si sta ragionando. Si stanno pensando una serie di soluzioni e il lavoro sarà in progress, perché poi credo che dal 4 maggio noi probabilmente riceveremo giornalmente dei feedback e sui quali c'è un gruppo proprio di coordinamento stabilito Regione, Comune e anche Università di Roma, che studierà proprio l'analisi dei flussi e i comportamenti delle persone. La cosa fondamentale è che la sicurezza dei cittadini debba essere garantita con i dispositivi di protezione individuale. Si sta discutendo in maniera, devo dire, non proprio semplice sul fatto se ci deve essere un obbligo per i cittadini di portare per esempio la mascherina, e su questo si apre tutto uno scenario, no? Chi controlla se l'utente sale con la mascherina, se c'è una sanzione se uno non la porta, e si aprono scenari importanti, come per esempio un altro elemento in questo momento di analisi è chi controlla le persone che entrano, cioè se il numero massimo che può portare un autobus è 30, il 31esimo chi glielo dice che non può entrare? E su questo si sta ragionando. Anche perché poi immaginiamo che adesso magari le operazioni si possono svolgere con più calma, quando ci sarà anche il traffico veicolare, quindi ci saranno anche le macchine, quindi ritornerà il traffico nelle nostre strade, diventeranno più complicate. Ma alla sicurezza invece degli operatori, di chi guida gli autobus, perché adesso si sale solo dalle porte di dietro, si scende dalla porta centrale, la porta vicino al guidatore non è aperta, però io ho sentito anche molte lamentele da parte del vostro sindacato anche sui ritardi del fornire diciamo le mascherine, le cose protettive proprio a chi svolge il servizio, no? Sì, sì, assolutamente. Noi chiaramente siamo rigidissimi sui dispositivi di protezione individuale che devono essere adeguati, quindi mascherine possibilmente non semplicemente quelle chirurgiche, ma quelle FFP2 o FFP3. La questione del non poter salire sulla posta anteriore è importante, quindi l'accesso sarebbe solo da quella posteriore. E la catenella messa in molti mezzi ha fatto il suo effetto, cioè quella sorta di sbarramento che non fa andare le persone vicino all'autista. Rimane il fatto che chiaramente i mezzi vanno igienizzati e sanificati ogni corsa, e c'è tutto un problema di sistemazione chiaramente delle pedane distanziatrici. Il tema invece di chi può conteggiare il 31esimo, fatto l'esempio prima, certo, che non può entrare, si sta ragionando di un sistema magari tecnologico di conta persone che alcuni autobus già hanno, quelli extraurbani marca Solaris, sembra che hanno già un conta persone, e così evitiamo le discussioni
e eventualmente anche pericolo di aggressioni dei lavoratori, perché una volta che si è stabilito che c'è un limite massimo, le persone sanno che dopo quel limite devono aspettare l'altro autobus. Certo, è un mondo che non immaginavamo così, effettivamente abituarsi poi a queste cose, immagino anche per voi che le studiate, le dovete proporre, inizia a essere complicato. Segretario, mi perdoni una domanda se posso. Prima paventava le multe per i passeggeri che non hanno la mascherina. No, il tema è questo. Siccome, vi dico sinceramente, c'è una serie di chiaramente istituzioni, anche delle persone che sostengono che gli utenti devono portare almeno alla fase iniziale le mascherine. Sì. Okay. Ci sono invece quelli, e c'è un orientamento diciamo opposto, dove si dice non si può obbligare l'utente a portare la mascherina. Il tema conseguente al fatto che uno obblighi le persone a salire con la mascherina è chiaro che diventa subito: ma se uno monta con l'obbligo che c'è della mascherina senza mascherina, chi gli dice che deve mettere la mascherina? Esatto, la polizia, i vigili? Certo. Però io, passando a un altro tipo di trasporto... No, ma anche perché, scusate, le mascherine non ci sono state fornite dallo Stato, da un ente, certo, o dai servizi pubblici, da nessuno. Cioè, il cittadino la mascherina se la compra ed è anche difficile... Se la trova, perché è anche difficile da reperire una mascherina. A volte se la fanno da sole, quindi senza, non sono a norma, non rispettano alcuna normativa, si può usare pure una sciarpa non è una mascherina, a quel punto vale tutto, perché bisogna fare la multa al passeggero se da solo si procura un dispositivo di protezione individuale? Cioè non c'ha senso, una multa da parte di chi poi? No, il tema, allora, stiamo vivendo in una fase dove effettivamente alcune torsioni sulle libertà personali ci sono state, nel senso che alcuni obblighi probabilmente in punta di diritto stanno veramente al limite se non è stato superato. Esatto. Il tema però è che si salvaguarda la salute anche dello stesso cittadino, cioè se io entro in un mezzo senza mascherina e magari mi trovo la persona che mi tossisce addosso e io sto senza mascherina, magari mi posso pure infettare, quindi è una sorta anche di protezione dello stesso individuo. Poi è chiaro che tra la libertà personale e la libertà della salute collettiva stiamo veramente ragionando sul rasoio, quindi certo, tutte le opinioni secondo me sono legittime. Certo, io sono d'accordo, se a me lo Stato non mi fornisce la mascherina me la devo comprare, io non la metto nemmeno in commercio perché è difficile da trovare. Per esempio oggi... la Regione Toscana le sta distribuendo gratuitamente, in Spagna so che le distribuiscono gratuitamente. In Spagna addirittura alle stazioni della metropolitana le distribuiscono da quello che so. Sì, ho visto che anche in America è la stessa cosa. Sì, è chiaro che se uno le distribuisce come Stato gratuitamente, l'obbligo è più diciamo spendibile dal punto di vista così teorico. Però è anche vero che c'è una protezione proprio per lo stesso cittadino, cioè se io ho una mascherina probabilmente ho qualche chance in più per non infettarmi. Certo. E fosse anche l'1%, insomma, sarebbe... Sì, però il mio discorso è che le mascherine sono introvabili in questo periodo. Per molti. Sì, sono introvabili, chiaramente. Io non pretendo che lo Stato le distribuisca gratuitamente, ma almeno che siano in commercio. Ma io pretendo che le distribuisca gratuitamente, quantomeno. Vorrei che tutte le farmacie avessero a disposizione le mascherine. Devo scegliere fra la mascherina e il pacco di pasta, scelgo il pacco di pasta. È chiaro, poi, appunto, certo. Diciamo, ci sono pure queste situazioni. Costa però anche la meno CISL... e campi di più, la CISL è stata anche uno dei primi sindacati ad aggredire lì dove i sindacati non potevano entrare, che sono ad esempio gli stabilimenti di Amazon, perché noi adesso abbiamo parlato di trasporto pubblico, ma c'è anche tutta un'altra serie di trasporto dove appunto il sindacato faceva fatica a intervenire, mentre la CISL si è mossa molto bene. Noi ascoltano quotidianamente tantissimi corrieri che magari vengono sottovalutati, ma in questo momento anche loro lavorano, e quindi come tutti quelli che lavorano esposti a rischi, non dico insomma che sono eroi come i medici, però comunque sia garantiscono una serie di servizi. A loro ci stiamo pensando, dottor Masucci? Allora, ti ringrazio perché questo riferimento a persone che tra l'altro credo che vi ascoltino, perché probabilmente la loro vita
lavorativa si svolge quasi tutta sui furgoni, quindi credo che la radio aiuti anche loro, quindi veramente un saluto a persone che stanno tenendo insieme il paese, nel senso che stanno rifornendo di merci, alcune volte devo dire merci un po' strane, nel senso che ancora non devo essenziali. Dire, non essenziali, io ho messo sul sito internet qualche giorno fa, vendevano i tamagotchi, vendevano le crocs, insomma devo dire su questo apriamo un mondo un po' antipatico. Io mi riferisco a loro. Allora, i corrieri sono veramente in questa fase sottoposti a pressioni di produttività lavorativa incredibili, cioè mi dicono gli stessi operatori con cui parlo, e stiamo cercando anche lì di entrare come sindacato, e devo dire non solo la CISL ma anche CGL, UIL, insomma il sindacato confederale, loro sono sottoposti a un numero di consegne, e ve lo dico, guardate, quello che sto per dire sembrerà una cosa assurda, ma non amplifico nulla, per fare i bisogni fisiologici loro hanno una bottiglia di plastica dentro il furgone, perché non si possono fermare per la quantità di consegne che devono fare. Una cosa che nel 2020 mi vergogno anche di dirla. E certo. Certo no che si vergogna, certo che sia una vergogna. Anche perché poi fondamentalmente lì sono più esposti, mentre magari i lavoratori nel pubblico hanno appunto più tutele, quelle nel privato sono più esposti a eventi della commercializzazione. Il ricatto è, ringraziate Dio che state lavorando, abituatevi un po' a tutto, no? Mai. Assolutamente sì, infatti hanno problemi sicuramente di controllo e busta paga, stiamo verificando che ci sono voci retributive che alcune aziende, perché loro è un mondo, non sono dipendenti Amazon, loro sono dipendenti di aziende conto terziste per Amazon, quindi sono principalmente cooperative, sono aziende diciamo non grandi, e dove il controllo e la produttività del lavoro è spaventoso, loro addirittura si parla di 1500 consegne al giorno, cioè una cosa allucinante, neanche un robot. Il fatto è che poi tanta gente purtroppo ordina quasi per hobby, è diventato compulsivo il commercio online. Sì, adesso. È vero. Sì, la chiamano la logistica del capriccio, cioè praticamente io mi sveglio alle 11 di sera, decido che voglio una cosa, e mi metto su online e clicco. Sì, magari poi sono non mi rendo Amazon conto Prime che... e pretendo anche che mi arriva domani mattina. Esatto. Sì, senza rendermi conto che dietro c'è delle persone che lavorano con orari di lavoro probabilmente inusuali e con carichi di lavoro eccessivi. Noi faremo una battaglia sindacale su questo, sicuramente sulla produttività, cioè gente che dopo 2-3 anni deve lasciare il lavoro perché o ha artriti reumatoidi, o è uscita fuori di testa, o c'ha problemi, cioè veramente io invito tutti quanti a vedere il film di Ken Loach, l'ultimo che ha fatto, proprio sulla vita di questi corrieri, Sorry We Missed You, e è proprio la storia di un corriere, e io quando ho visto la bottiglia di plastica dove questo corriere faceva il bisogno fisiologico pensavo fosse una finzione cinematografica, e invece parlando con le persone che fanno questo lavoro mi dicono e loro non riescono a fermarsi al bagno, non possono andare in bagno e si portano la bottiglia dietro. Ci arriva un messaggio, ci dicono oggi un corriere mi ha detto la gente neanche si ricorda cosa ha ordinato e che questo corriere torna a casa la sera alle 21 tutte le sere e poi c'è il saluti per lei segretario, cioè quindi veramente i corrieri tante volte portano i pacchi, ma è un la mondo gente, io vi invito vi invito veramente come anche voi come servizio pubblico, come radio, a occuparvene, perché è un mondo di migliaia di persone, tutti giovani, tutte persone che veramente hanno necessità. Io credo che poi è sempre mettersi insieme per cercare di rivendicare, poi al di là del sindacato c'è un problema che devono stare insieme e devono rivendicare le condizioni migliori, perché loro sono persone come tutti noi e non possono essere soggetti a questi ritmi, a questo lavoro veramente pesantissimo. Segretario, voglio fare una domanda un po' cattivella però, sì. Cioè, leggendo un attimo anche un po' tutto quello che è il panorama mondiale proprio dell'e-commerce, ci si accorge che poi ci sono paesi che per contravvenire proprio a questo tipo di problema hanno innescato un meccanismo di assunzioni. Viene in mente ad esempio Amazon che sono in alcuni stati degli Stati Uniti ha assunto 170.000 persone per effettuare le consegne. Le chiedo, ma in Italia
un pensiero a aumentare un po' il numero di corrieri, o il margine di guadagno deve essere per forza stratosferico? Cioè è impossibile pensare che magari quello che fa oggi un corriere lo possano fare in due. Allora, Amazon in questa fase ha aumentato l'occupazione, tutta occupazione diciamo precaria, cioè certo, lavoro interinale, lavoro come al solito diciamo usa e getta, no? Per usare una metafora secondo me calzante. Il tema è che la produttività incide sicuramente sul numero degli occupati, cioè se io devo fare 1000 consegne e le faccio fare uno solo, quando invece ci vorrebbero due persone, diventa intuitivo che è così. Noi dobbiamo recuperare come sindacato la nostra forza di entrare in questi mondi e di imporre le regole che ci sono, perché i carichi di lavoro sono previsti dalla legge sulla sicurezza, cioè uno non può far fare 1000 consegne a una persona e dirgli se non fai questo ti mando la lettera di contestazione e dopo magari 2 mesi mi mandi a casa trovando la scusa che non sono produttivo. Quindi questo è un tema, il tema di questi lavori. Purtroppo non è un caso che il sindacato fa fatica a entrare, cioè le aziende di questo settore non ha nessuna intenzione di far entrare i sindacati, perché poi per quanto se ne parli male, ma tra l'azienda dove non c'è il sindacato e l'azienda dove c'è, la differenza è enorme. Sì, no, poi mi viene in mente anche proprio sul tema della sicurezza il fatto che ricordiamo sempre che sono persone che guidano chi camion, chi macchine, dopo 13 ore di consegne, insomma non è che sei così fresco da poter girare nel traffico senza il rischio di incappare anche magari... Ma loro hanno anche situazioni aberranti, cioè loro iniziano il servizio magari alle 7 e gli conteggiano l'orario di lavoro alle 9, 9 e mezza, cioè gli rubano un'ora e mezza all'entrata, un'ora e mezza al ritorno, perché poi devono fare tutti i lavori di approntamento sia in entrata che in uscita, che non glieli contano come orario di lavoro, non gli pagano, cioè è un mondo, veramente un mondo su cui stiamo ragionando. Sicuramente come abbiamo fatto nello stabilimento di Passoforese, dove CGIL e CISL sono entrate e la situazione della sicurezza è nettamente migliorata, ci sono i termoscan all'entrata, ci sono le mascherine, cosa che abbiamo dovuto fare denuncia in prefettura, giornali, articoli. Ce lo ricordiamo. Adesso questo del settore dei driver, dei corrieri, sicuramente dipende da loro, cioè se loro si organizzano e si mettono insieme, sicuramente le condizioni possono migliorare. Al di là della sigla sindacale è importante che le persone stanno insieme, e se io potessi fare una sintesi di quello che sta accadendo, le persone si stanno accorgendo con questo coronavirus che lo stare insieme, la solidarietà tra le persone è l'unica via possibile per migliorare la situazione. Segretario, noi con queste parole di speranza ti facciamo in bocca al lupo per il lavoro che fa il tuo sindacato e gli altri sindacati. Mi raccomando, tenete duro, perché ovviamente la sicurezza degli utenti e dei lavoratori dipende molto e molto dal vostro lavoro. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie segretario. Leo, noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo con Samuel Tafes di Radaf Sport. Se il vostro sogno è abitare in città, il nostro consiglio è la Paolocci Costruzioni. Solo appartamenti in classe A, dotati di ogni comfort e di tutte le nuove tecnologie abitative. Dal 29 maggio nuovi cantieri nelle zone di Casetta Mattei, Bravetta e in via del Poggio Verde. Uffici vendita in loco in tutti i cantieri citati. La Paolocci Costruzioni inoltre mette a vostra disposizione un suo architetto per realizzare la casa dei vostri sogni. Letteralmente su misura. Chiamatelo 06 66 51 12 71 oppure il 391 46 62 282. Mail info@paoloccicostruzioni.it. Paolocci Costruzioni, tradizione e innovazione. Cerchi un e-commerce dove trovare piccoli e grandi elettrodomestici, TV, elettronica, informatica, illuminazione, elettroutensili e molto altro? prezzodigitale.it. Un'azienda giovane ma con tanta esperienza che ti offre il supporto in tutte le fasi dell'acquisto, dalla scelta del prodotto alla spedizione. prezzodigitale.it risponde al 392 97 39 663. Mail info@prezzodigitale.it. prezzodigitale.it, i tuoi desideri sempre disponibili.
e AN Service, i tuoi elettricisti di fiducia. Impianti elettrici, industriali, anti-intrusione e antifurti per ogni tipo di abitazione. Impianti di sorveglianza e antenne TV e satellitari. Se cerchi qualcuno per la sicurezza della tua casa o per creazioni reti LAN, l'AN Service è l'azienda che fa per te. L'AN Service opera su tutta Roma e provincia. Chiama il 338 1336 907 e AN Service, gli elettricisti di fiducia. Ti pareva, porco Giuda infame ladro. Ma tagliamoli sti vini, oh. C'hanno 300 anni l'uno, ma quanto li volemo fare a campare? Che pare facile. Ancora con i vini stiamo. Dovresti da essere. Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabris. Fabris? Ma che mi sta a piar per culo? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra. Ma non ce provo, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli, però, eh. E dai, non esagerare, eh. Sono anche passati 15 anni, eh. Oh, eppure per me sono passati 15 anni, te. Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Sì, io sto in forma smaglianta, ma te? Tu sei sempre lo stesso. Non sei cambiato per niente. Oh, ma che sei, i primi? Pare di sì. Forse siamo in anticipo, ci conviene aspettare qui. Oh, invito 10 ore 18. Mancano 5 minuti, ce ne frega niente, andiamo. Buonasera. Buonasera, signori, e benvenuti. Grazie. Per la signora. Grazie. Ho mandato ruba di fiori su una tomba. Non vedi quanto sono brutti, eh? Se i signori desiderano un drink. Per me no, grazie. A me mi hai persi tre dita di champagne. Subito, signore. Ricordate, bello gelato, eh? Gelato, signore. Bella sta villa, eh? Accidenti, che villa. Ma usate chiami, capolitore, sì? No. Ah. E se è una denuncia di redditi? Pensa chi è? Vedi pure la fotografia. Rieccoci. Ultima parte per oggi. Per oggi diamo il buongiorno a Samuel Tafes di Ela DAF Sport, direttamente da Milano. Ciao Samuel. Buongiorno Mirko, ciao Bonzo e un saluto a tutti i radioascoltatori in collegamento. Che meraviglia sentirti, anche a Leonardo, che meraviglia. E anche a Leonardo ovviamente, dietro le quinte. C'è rimasto male, guarda. Subito, io ti sento sempre, da Mirko Borghesi, devo essere sincero, competenza veramente a livelli altissimi. ma io adesso non sto vedendo il video parte, quindi non so se Leonardo è dietro le quinte o è... No, siamo tutti a distanza di sicurezza. Io sono quello che appare nella finestrella in alto. Ah, non ho il collegamento video davanti, quindi ti immaginavo un po' dietro le punte, sono davanti dietro, alla difesa. Sono in regia, ma partecipo anche alla conversazione. Esatto, c'è la telecamera anche in regia adesso, quindi Non escludiamo nessuno. Esatto, non escludiamo nessuno. Samuel, come va a Milano? Come va a Milano? Brutta domanda, perché a Milano non va bene. I numeri dicono che a Milano non va bene, mentre fortunatamente nel resto d'Italia le cose vanno molto bene, a Milano è un problema. Che state a combinarla? Che fate? Ma noi stiamo a casa. State a casa, però continuano ad aumentare i numeri. Questo è un problema ed è quello che si sta cercando di capire. Ci sono tante teorie, tanti pensieri dietro questo perché, però non si ha ancora la risposta. La gente è a casa, perché la gente è a casa, esce... Lo vogliamo dire in maniera chiara, perché ovviamente poi dopo ci sono quelli che dicono chissà a Milano che fanno, saranno in giro a fare gli aperitivi, invece diciamo che questa è una fake news.
queste sono tutte cazzate, non finito, queste si chiamano proprio, hanno un nome preciso, queste sono tutte cazzate, perché del francesismo che in certi casi non ci deve essere, perché la gente è a casa, è anche stremata, e questo numero a questo punto della pandemia trova la risposta in una sola parola, in una mala gestione. Sì. Chi in particolare, ognuno poi ha le sue idee e sarà solo il tempo, che purtroppo anche i tribunali molto probabilmente a stabilirlo, però non si riesce a trovare una risposta. Si dice che sia per che adesso questo numero aumentato improvviso, cioè che continua ad aumentare di giorno in giorno, sia dovuto al fatto che adesso vengono conteggiati quelli nell'RSA, ci dice questo. Ci sono tante anche altre teorie. Una cosa però è sicura, che in Lombardia non è stato gestito bene il caso. Qua non ne voglio far politica, anche se bisogna dirlo, è una questione politica, però io non voglio entrare nel merito, anche perché, per dire, un'altra regione qua vicino, il Veneto, che è di stesso colore politico, ha gestito la cosa perfettamente. Stesso quindi colore politico, stesso inizio, diciamo, di pandemia, no? Stessa la storia inizia uguale, ma poi prende due percorsi differenti, con quello, esatto, quello lombardo e quello veneto. In Veneto viene tutto normalizzato, tutto sotto controllo, e in Lombardia non si capisce niente. La Lombardia è esplosa proprio di botto, e soprattutto non è stata fermata minimamente, no? Dal caso dell'ospedale chiuso e poi riaperto di Alzano, finendo poi per Lodigiano e arrivando poi adesso a Milano. Milano è l'unica città che cresce di giorno in giorno. Adesso sentivo un po' di numeri, cioè, si pensa addirittura c'è 300.000 contagiati, non so, perché poi anche lì i numeri crescono in base a quanti tamponi si fanno, certo, no? Sì. Quindi anche lì il numero giornalmente si sa in base a quanti tamponi vengono fatti, quindi ovviamente più, qua diventa matematica la cosa, più tamponi vengono fatti giornalmente più numeri escono fuori. Se domani vengono fatti meno tamponi risultano meno contagiati, ma in realtà non è che è calato il numero dei contagi, è calato il numero dei tamponi effettuati. Quindi è un po' la situazione strana. Non li fanno più i tamponi allora? Non facciamo più tamponi, è così. Quando arriveremo a non fare più tamponi diremo che saranno smessi i contagi, certo. No? Rompete il termometro. Samuel, senti, ma so che in questo periodo stai uscendo tanto, no, di casa per una cosa importante, ecco, ti volevo chiedere un attimo questo periodo, ecco, questa attività fuori di casa cosa ti ha portato anche a livello umano, cioè nell'incontrare persone, insomma, in un periodo appunto in cui sono allo stremo. Ah sì, praticamente adesso ho deciso, siccome c'era bisogno, mi sono arruolato nel corpo di volontari che, almeno nel mio caso con Emergency, si occupa di portare i dispositivi di protezione, mascherine e un supporto, non dico psicologico, però le persone di contatto, ovviamente con le distanze, tutte le precauzioni del caso, nelle case popolari, quindi nella maggior parte delle famiglie meno ambienti della città, e poi segnaliamo i casi particolari, perché ci sono molti casi particolari in certe abitazioni, e mi ha portato a vedere questa cosa, che la quarantena non è uguale per tutti. Cioè, non è un virus democratico, diciamo. Non è un virus democratico. No, il virus purtroppo è molto democratico. Il virus è democratico, però la quarantena effettivamente, a seconda di dove uno abita e come la può vivere, a seconda del lavoro che fa, certo, è diverso. Perché adesso ci è arrivato un messaggio di prima, di un corriere appunto di Amazon, che dice che lui non vede l'ora la sera di arrivare a casa, perché gli sembra tutto surreale che lui debba andare in giro e a portare pacchi, quindi continuamente a rischio, lui non vede l'ora di tornare a casa, al contrario di chi invece magari sta a casa e non vede l'ora di uscire. Sì, guarda, io ti dico, ci sono molte situazioni, soprattutto in certe abitazioni che ci sono in tutte le città, no? Quei classici palazzoni un po' dimenticati da tutte le amministrazioni, no? Nel corso degli anni. C'è gente che magari si ritrovano, magari sei persone in una casa di 35-30 metri quadri,
in sei in una situazione magari già disfunzionale di suo, e capisci che là farsi due mesi di quarantena è un problema, cioè diventa proprio un problema fisico, psicologico, no? Oltre che ovviamente tutta la situazione economica, perché molta gente, magari molte famiglie campano con una persona che lavora, che lavora, fa qualche lavoretto, che adesso non può fare, o magari è in cassa integrazione, quindi sta aspettando, insomma, i tempi, diciamo, dello stomaco non è che combaciano con quelli burocratici, no? Certo. E questo è un problema, cioè si crea tensioni sociali. Sono stato in un palazzo ieri, quartiere Baggio di Milano, e c'erano tanti casi Covid, perché poi almeno leggevo i cartelli, no? Perché poi la tensione sociale, quindi la gente già arrabbiata, incattivita di su, allora uno punta il dito contro l'altro, allora leggevo dei cartelli, attenzione, scala di caso Covid e tutto, no? Cioè addirittura un mappamento all'interno dei palazzi, della scala, sì. Cioè quindi la civiltà è andata oltre quella dello Stato, cioè vi state organizzando meglio voi in proprio rispetto a quanto previsto dalla legge. No, più che altro sì, però l'ho letta più come la tensione sociale, perché c'è tanta gente per cui, cioè, tanta gente in certe situazioni, beh, il coronavirus, anche se ce l'ha, è l'ultimo dei suoi problemi in questo caso. Certo. Cioè, ieri, guarda, ti racconto questo caso, c'era una persona che è uscita dai palazzi per chiedere, perché ha visto il pubblico di emergency, per chiedere una mascherina, no? Cioè, poi dopo abbiamo capito che stava venendo per quello. Questa persona è uscita, si stava avvicinando all'autorità. In buona fede, fa scusate, non avere delle informazioni, ho il Covid, no? Ah. No? E loro gli hanno detto, guarda, devi andare assolutamente a casa, devi andare assolutamente a casa. No? C'è stato un momento che è stato quasi simpatico, perché hanno detto, ma come, ma stai scherzando? Io dice, no, non sto scherzando, c'ho qua il certificato, diceva, no? Che è una cosa che anche quasi verrebbe quasi da ridere, per dire, però prima non c'è da ridere nulla. Perché immagino questa persona che abita in una baracca dove probabilmente, cioè perché anche in certe abitazioni popolari a Milano sono paragonabili alle baracche, cioè è inutile girarci intorno, no? Cioè una persona che magari ha perso il lavoro, che a casa se sta aspettando i buoni spesa, che non arrivano, la cassa integrazione che manco se la prenderà, no? Certo. E magari c'ha la muffa sui tetti, a questa persona il Covid è l'ultimo dei suoi problemi. Certo. Cioè l'ultimo dei suoi problemi, no? Cioè non è che esce, anzi mi verrebbe da dire, ma magari certa gente ti prenderà, tu si dice, vabbè, cacchio, mamma, vado a infettare a tu. Cioè sono situazioni sociali, no? E io questa attività, io e gli altri ragazzi con cui diamo una mano, intanto cerchiamo di portare oltre i dispositivi un sorriso alla gente, che è spettacolare, perché la gente veramente ti dà molto, no? Per questioni di sicurezza, ovviamente abbiamo fatto tutta una formazione, tutto quanto, saliamo a piedi, ovviamente per ragioni di sicurezza, nei casermoni da 13-14 piani, 5 scale, no? Penso che forse solo Mirko Borghesi riuscirebbe di fretta a salirle tutte, no? Allenatissimo, infatti. No, risate a parte. Ed è una soddisfazione, una gioia vedere le persone che ti ringraziano, che sono contente, che non ti fa neanche sentire la fatica, no? Poi arrivi la sera e stai a pezzi e avresti bisogno di mille massaggi, però sul momento veramente raddoppieresti i piani. Quindi questa è una cosa che veramente mi crea gioia e mi mancherà quando finirà, che spero il più presto possibile, più che altro perché quando abbiamo finito vuol dire che tutti avranno le mascherine. Certo, sì. Samuele, senti, invece dal punto di vista calcio, che ci dici? Si riparte? Io sono convinto di sì, come abbiamo sempre detto, anche se poi mi rendo conto che effettivamente c'è un problema proprio anche di logistica, no? Proprio leggevo, almeno cercavo un po' di indagare, no? Che effettivamente anche lì bisogna tenere tutti i giocatori, insomma, tutti in ritiro blindato, no? Però in realtà poi è molto difficile organizzare. Però è un falso problema questo del ritiro, perché i giocatori sono abituati, lo fanno quando ci sono i mondiali o gli europei. No, quello sì, infatti anch'io, secondo me sì, allora, secondo me in un modo o nell'altro si finisce tenendo le dita incrociate che non scoppi in nessun caso, no? Perché ne abbiamo parlato tantissimo anche con Mirko, con le varie dirette, il campionato vogliono assolutamente che venga finito, ci sono ancora le tranche di diritti televisivi che devono arrivare alle società, molte società hanno fatto le spese quest'anno in virtù di quei soldi che devono ancora arrivare, quindi insomma caschi il mondo,
lo vogliono finire, però il mondo non deve cascare e questo mondo cascherebbe con un altro contagiato. E adesso si sta un attimo cercando di organizzare il tutto, che non è semplice, ma non tanto fatto per il ritiro, perché anche lì, mi ricordo, avevo sentito, c'è un altro problema, ad esempio, questo è uno dei, può essere uno dei tanti, ad esempio il charter, stiamo restando che è sempre confermato che non giocheranno tutti in una sola regione o una roba del genere, no? E comunque devi fare i tamponi anche per dire ai piloti dei charter, agli accompagnatori, cioè c'è tutto un certo, tutto un mondo che ruota intorno, c'è tutto un mondo che è esterno, che comunque serve per far funzionare il calcio, no? Certo. Per dire, non so, i giardinieri dei campi, piuttosto che i raccattapalle, cioè non è che solamente, come al primo acchito uno pensa, giustamente giocatori, preparatori, allenatori, arbitri, è finita lì, no? Ci sono anche, cioè, i cameraman che riprenderanno le partite. Però ci sono categorie che non sono a stretto contatto con i calciatori che giocano, cioè i calciatori che giocano tra di loro sì, sono a stretto contatto, perché i contrasti del gioco, contestazioni con l'arbitro, insomma le mischie, parapiglia, sono a contatto, ma le categorie che hai menzionato, il giardiniere, ma lo stesso raccattapalle, se fai raccattapalle con i guanti, uh-huh, sono categorie che possono lavorare come lavora il cassiere al supermercato, che è a contatto con una moltitudine di persone molto maggiore rispetto a 22 atleti che c'ha di fronte in campo, insomma. Cioè, no, non è a contatto il raccattapalle. Ma anche la penso così, sono problemi della cosa, però vogliono bisogna cautelarsi al mille per mille, perché comunque è una certezza che comunque già è difficile ottenere e bisogna cercare di limitare, annullare persone contagiate all'interno, perché è vero, ci sarà molto probabilmente ci sarà un'organizzazione veramente quasi militare, cioè tipo anche là che il giardiniere passa a quell'ora, poi dopo viene bonificato. Nel momento in cui tutti, quanti sono i calciatori della Serie A? Sono 20 squadre. Vabbè. Fai 30 per 20, 600. Nel momento in cui tu fai 600 tamponi a tutti quanti e tutti e 600 sono negativi, basta, non c'è più problema, perché hanno contatto solo fra di loro, perché vanno in ritiro con la squadra. Ma il giorno, cioè non è che li puoi usare tipo robot, no? Non è che non vanno a fare la spesa, ok? Però sfatiamo un po' il mito che il calcio. Infatti, però anche lì, scusate, quindi cosa vuol dire? Che dal 4 maggio che riprendono gli allenamenti, da lì fino ad agosto non tornano più in famiglia, non, cioè ritiri blindati fino a settembre, sarà così? Quello che guadagnano, sì. No, ma anche per me, ci sono italiani, ci sono cittadini che Non prendono stipendi, che stanno in cassa integrazione, cioè la fatica un po' la stiamo facendo un po' tutti, i sacrifici li stiamo facendo un po' tutti, anche i calciatori nel loro piccolo fanno il sacrificio di giocare a pallone. Ma sarà seguito un campionato così, una fine del campionato? Sì, intanto iniziamolo. Sì. Poi la gente ha fame di campionato, esatto, ma serve soprattutto la gente ha fame di calcio. E Mancini, il mister Mancini, ha detto una roba che magari poteva essere sembrata impopolare per il momento, ma ha detto una roba verissima, secondo me. Ha fame di calcio, è l'unico modo in cui magari può distrarsi un attimo di dimenticarsi del problema dell'uscire delle varie supermercati. Vuoi mettere una bella partita di pallone piuttosto che Locatelli alle 18 del pomeriggio? Che prende oggi contro? Dai, basta, non sa fa. No, cioè, io questo pallone, concordo. Il numero degli attualmente positivi, io qua la concordo pienamente, c'è fame di calcio, lo vedi, lo senti. No, perché comunque è vero, ha un valore sociale, questo qua non è una frase fatta, molte volte passa per frase fatta, ma è vero, cioè fammi calcio, noi viviamo di calcio, no? Quindi c'è bisogno. Ma in caso di vittoria di uno scudetto, di vittoria di una partita, se avessi a casa lì in macchina, videoconferenza. Festeggerai l'anno dopo, che devi fare? A metà dell'anno dopo. Stiamo scherzando. Però sfatiamo un po' il mito che il calcio... Tu sei quello che vuole aprire tutto e mondo per il calcio che ci vuoi chiudere. No, io vi voglio provocare perché spero nell'insurrezione sociale. Tutti in piazza e via. Bonzo è per la piazza, tutti abbracciarsi domani. Sì, via. È andata così, non devi vincere la Juve, lo scudetto. Alla fine state a vedere che Boris Johnson alla fine ce l'aveva ragione. Alla fine raggiungeremo l'immunità di gregge. Però sfatiamo pure il mito che il calcio è quello sport per cui bastano quattro giacchetti e una palla per giocare, no? Quattro giubbotti posati per terra e una palla, non è proprio più così. Poi bisogna saperla muovere con la palla, sennò saremmo tutti calciatori. Oh no, Mirko? No, infatti, dai. Io ho sbagliato strada, doveva essere portiere poi dall'altro, manco una...
però beh, i guanti ce l'hai adesso. Qual è il calciatore che è più rischio Covid? Facciamo un'ipotesi, che ha più contatto con gli altri? La punta. L'attaccante, dite? L'attaccante difensore. Regista. Beh, difensore. Difensore, che sta sempre addosso all'attaccante. Teoricamente, diciamo che per come si affrontano, secondo me... Un po'... Il portiere sta tranquillo. Beh, però al momento l'unico che è tuttora positivo è un portiere. Chi è il portiere positivo? Sportiello. Ah, Sportiello. Perché beveva le braccia. Uno dei pochi casi che è ancora positivo al quarto tampone. Ha aperto lo Sportiello al virus, quindi... Poverino, poi ovviamente c'è da dire positivo o negativo, non è per tutti uguale avere il Covid, no? Beh, ma quello come un po' tutte le malattie, cioè, tranne quelle peggiori che sono uguali per tutti. Poi è positivo, ma non è malato. No, è asintomatico, no? È asintomatico. È asintomatico, tra l'altro ha fatto, è uno di quei pochi casi che ha sforato di tanto i 14 giorni e sono rimasti, risultano ancora positivi. Senti, ma un'ipotesi al calcio inglese per chiudere il campionato invece come la vedi? Cioè tutto in un... Tutto in uno stadio, tutti in una città. Tutti in alberghi... Tutto in una De Luca, basta che non sia in campagna perché sennò succede... Facciamo l'Olimpico. Beh, non lo so, guarda, ormai, tutti guarda, in Basilicata perché in Inghilterra faranno così, tutti in Molise, sì, tutti in una volta avevo sentito la bomba, era stata lanciata la bomba, campionato Molise. E giocano, che ne so, quattro partite in un giorno, tutte nello stesso stadio, una e tre, una e otto, una e sei, ma, una e otto, tutti lo stesso stadio, tutto vuoto intanto, quindi a me una cosa che mi affascina di quello che molto probabilmente succederà e le partite in serale col caldo tipo alle 10 di sera, perché molto probabilmente più si va avanti... E certo, si giocherà alle 10, bello, partita fino a mezzanotte. Sì, però a me... Biretta e birra a casa. Ma a casa che... aveva amici del nascosto, del traforo. Sì, però sì, diciamo sì, che, dai, visto che sarà un'estate diversa, perché ormai è chiaro che sarà un'estate diversa, almeno il fatto che ci siano delle partite può alleviare. Ma aprite, vediamoci le partite a casa e lasciateci divertire, dai, basta, ci siamo stufati. Vogliamo un po' di calcio. E parte la musichetta. Ale. Speriamo che non sia questa la musichetta che ci accompagna. Perché anziché, anche in Champions League, no? Anziché la solita musica della Champions League, c'era questa prima delle partite. La musica della nuova Champions League. Qua siamo per telone. No, veramente, ragazzi, strappiamo un sorriso a Samuel, veramente. No, ma Mirko lo sa, il sorriso è sempre sul mio volto, non manca mai. Certo. Meno male. Il momento è complicato, Samuel. Io devo essere sincero, sei tra le poche voci che ho sentito a Milano, perché adesso magari le persone hanno paura pure a telefonare, perché chiaramente tra un po' diranno che il virus si propaga anche via telefono, diranno di tutto. Però un'ultima domanda ti volevo fare, almeno per quello che mi riguarda, è il fatto che noi, per esempio qui a Roma, non abbiamo una situazione in cui ci rendiamo ancora ben conto di quello che succede o di quello che può succedere o della gravità delle cose, e comunque sia sentiamo il parere dei virologi e che sono molti contrastanti. Però ovviamente poi ognuno segue un po' la sua linea o comunque sia fa delle cose minime. Lì dove invece un parere di un virologo ha molta più importanza, come fate a orientarvi con tutti questi pareri? Ci sono anche lì, no? Qualche qua ci sono le correnti, no? C'è quella Burioni che a volte sale, poi a volte scende, no? Sai, anche qui non so risponderti bene, cioè nel senso, per dire, ti rispondo per me, anch'io leggo molto, no, Moriente, ad esempio leggo molto il professor Galli, no, che era su tutte le televisioni in diretta da inizio Covid, no, e da inizio pandemia. E ti dico, la gente è anche un po' stanca di leggere, no? Perché poi in virtù di questo, che uno dice una cosa, subito dopo l'altro smentisce, dice la sua linea e tutto, no? E la gente un po' si è rassegnata, ormai la gente vuole ripartire, cerca di seguire i consigli standard, perché alla fine è quello che ho fatto, che faccio tuttora anch'io, cioè, no, il distanziamento sociale, i dispositivi di protezione. E dopo un po', cioè, speri nell'arrivo che prima di questa famigerata cura. Certo, ma il distanziamento, no? Sociale per te magari vale anche
con un amico, perché magari noi per distanziamento sociale oggi intendiamo il fatto che ognuno stia a casa sua, no? Però magari tu fai delle attività di volontariato, quindi magari immagino passi qualche ora, più di qualche ora insieme a altre persone, quindi in maniera diversa da un isolamento sociale. Qua le distanze, tieni le distanze, sì, anche con l'amico, ti dico, questa è una, ed è stato un motivo anche di quasi imbarazzo, perché anch'io mi sono fatto le domande, per dire, dopo un po' di lockdown che non vedi nessuno, perché poi ti capita, no, proprio al supermercato non è che sei tu da solo il cassiere, no, incontri anche altre persone, no, e soprattutto nei primi momenti cosa fai, dai la mano, sembra brutto, no? Cioè l'altro giorno sono andato, mi è venuto a prendere un ragazzo con cui sono andato a fare volontariato, no? Sì. E anche lì, per dire, adesso tu devi stare dietro a macchina, no? Sì, io sì, ero quello trasportato, ho detto, cavoli, ma cosa, cioè, sembra brutto, glielo chiedo, salgo da dietro direttamente, perché comunque crea queste cose, no? Al quale poi, beh, ci si abitua e tutto, io perché, no, cosa devo fare, vado dietro, non succede niente, no? Però, sì, no, qua le devi prendere per forza, perché comunque adesso qua a Milano la gente lo ha capito, i numeri sono alti, ci sono molti più contagiati dei numeri che senti, perché ormai sanno tutti che i numeri sono solamente di quelli tamponati, e quelli tamponati ovviamente non sono tutti, e quindi siamo tutti potenzialmente infetti. Sì, però dico, dal momento in cui tu non dovessi più avere l'autocertificazione per fare l'attività che fai, ma magari dici, beh, stasera la partita me la vado a vedere a casa di un amico. Queste cose non qua a Milano risuscederanno tra un po', risuscederanno tra un bel po', perché i numeri appunto qua sono ancora alti, la gente lo sa, io stesso lo manterrò anche dal 4 maggio, perché comunque lo vediamo, sì, ok, è una roba a livello nazionale, però poi ogni regione, certo, soprattutto la Lombardia, è un caso particolare, cioè, anzi neanche ormai la Lombardia, Milano è una città particolare. E ultima domanda io ti devo fare, ma Milano quartiere per quartiere è diverso o più o meno tutti uguali? In che senso? Cioè Baggio rispetto a Giambellino, più casi, meno casi, da voi c'è questa differenziazione? Ma io ti dico, la differenziazione per zone non la conosco, non so neanche se c'è pubblicata per questioni di privacy o altro, non, almeno io ti dico, la tabella delle zone non l'ho mai letta, sono sincero, non, anche perché poi non puoi farla, perché in realtà c'è, cioè, questa, una tabella così puoi farla, e soprattutto può essere attendibile dal momento che hai tamponato tutti. Però a Roma 3 milioni di persone ci sta, la Roma è ampia 10 volte Milano come estensione, come popolazione sarà il doppio, forse, o comunque un po' si equivalgono. A Roma è stata fatta la mappa per ogni circoscrizione, cioè non è difficile farla. Io non lo so, ti dico, non l'ho letta, c'è anche da dire che ogni regione ha una politica seria, i tamponi. Sì, certo. Sì, certo. Cioè, ogni regione ha seguito la sua linea guida per tamponare, tanto è vero che infatti il Veneto ha tamponato tutti a tappeto, no? L'Emilia Romagna ha istituito anche i drive-in, come in Corea, no? Quindi ti potevano fermare a campione e tamponarti. Sì. No? Io sinceramente, per dire, nella mia cerchia che è ristrettissima, cioè ristretta in confronto alla città, no? E tutto, io non conosco una persona che ha fatto il tampone. Io non conosco una persona che ha fatto il tampone. Io, per dire, nella mia cerchia, che ovvio in confronto alla città intera non è nulla, però non conosco nessuno. Certo. Sinceramente, magari non me l'ha detto, No, nemmeno io conosco una persona che ha fatto il tampone, sinceramente. No, tu non hai fatto. Però questa tampone, è la città con più numeri di casi. Hai fatto il test sierologico? Sì, sì, sì. E che che poi anche lì devo capire un attimo. Sono bene. Sono negativo, non l'ho né mai avuto né ce l'avevo nei 14 giorni prima del che io. L'altro ce l'ha tutte, però. L'altro ce l'ho tutte. E quindi praticamente adesso la faccio io la domanda a te. Quindi il test sierologico ti fa anche da tampone? No, perché il tampone è lì per lì, cioè ti vede anche se tu ce l'hai in incubazione, mentre il test serologico, se tu ce l'hai in incubazione, non te lo vede. Ti vede gli anticorpi. Mi vede gli anticorpi, quindi io non l'ho né preso, deve essere già stato. Se non l'ho preso, diciamo, in questi ultimi giorni, non l'avevo, però l'ho fatto dopo che avevo fatto questo periodo di quarantena. Ovviamente in quarantena mi sembra più difficile prendere il virus rispetto al non quarantena. Qua uno dei motivi per cui ci sono tanti contagi tuttora è perché, nonostante, perché poi la domanda
che è venuta grazie di Milano. Milano, a livello di dati, è una delle città in Italia che ha rispettato meglio più di tutti il lockdown. No, e questo lo dimostrano le famose celle dei telefonini e tutto quanto, no? Certo. Anche l'Economist ha fatto un articolo in cui diceva appunto che Milano è la città italiana che ha rispettato meglio il lockdown. Infatti, in virtù di questo dicono, e come mai? E una delle risposte che ha dato il professor Galli è stata perché a Milano, appunto, rispettando il lockdown, si sono creati tanti mini focolai nelle case. Cioè che... guarda, io allargo le braccia perché vale, invece che chiudere a sparpagliare chiuderanno le cucine. Capito la cosa? Quindi, questo per far capire che alla fine è stata proprio sbagliata la gestione a livello regionale, no? Della situazione, che non è che se tu affesti la casa la virus sparisce, no? Cioè doveva essere fatto un lockdown coordinato con altre azioni, come potevano essere tamponi a tappeto, piuttosto che non lasciare per settimane la gente che aveva sintomi senza il tampone, perché poi è stato così per la maggior parte del periodo della pandemia. Il tampone te lo facevano manca a morire, te lo facevano, siamo partiti qua che il tampone ti veniva fatto solamente se neanche sintomatico, ma anche di sintomi gravi, no? E quindi lo facevano alla persona. Quindi sono verificati tanti casi di persone che magari sono finite pure in ospedale con il famoso casco e ai familiari accanto non gli veniva fatto il tampone, no? Gli veniva detto di fare 14 giorni di quarantena e se non avevano sintomi di considerarsi liberi. Queste persone ovviamente a 14 giorni cosa si facevano? Uscivano, andavano a fare la spesa, uscivano, andavano a prendere il pane, andavano insomma dove dovevano andare. E quindi a loro volta indubbiamente infettavano altre persone, no? Non è stata qua, è stata sbagliata la politica dei tamponi. E uno, cioè questa qua è una certezza, poi magari chi è sulle famose poltrone non la metterà mai, però l'unica spiegazione è questa qui, perché la gente a casa è stata a casa. Facciamo stare le foto cazzate su Facebook e tutto, perché facciamo vedere la gente. La gente che era in giro era quella che andava a lavorare. Samuel, abbiamo i tempi strettissimi, ti dobbiamo salutare. Ti ringraziamo. Però torneremo a disturbarti assolutamente. Perché per tastare il polso della situazione a Milano, ma anche di parlare di calcio. Magari poi quando ti richiameremo si saprà quando ricomincerà il campionato, no? Sì, va bene, assolutamente. Samuel, un abbraccio, buona Samuel. Giornata, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Un saluto a tutti. Salutaci, ciao. Milano. Ciao a tutti. Ci intratteniamo 10 minuti di più. È anche la giornata mondiale del libro. Del libro, certo. Quindi parleremo con Niccolò Carosi. Ottimo. Questa cosa. Lei stai leggendo, caro Alessandro? Sì. In questo momento i racconti perduti di Tolkien. I racconti perduti di Tolkien. Tu sei uno di quelli che proprio che gli piace il fantasy. Sì. Cioè, io veramente un libro di Tolkien, caro Mirko Borghesi, non riuscirei mai a leggere. No, è che ti leggi? Mai. Non lo so, però cose meno descrittive, cioè a me le descrizioni lunghe non mi piacciono, mi piacciono i libri con i dialoghi. Dice, a me piacciono molto, infatti se non leggo Tolkien, ad esempio Crichton, che ci vuole per diciamo descrivere una foresta ci mette più o meno 45 pagine, a me piace quello. No, io no, mi piace. Io c'è i dialoghi. Ciao, come stai? Sì, un libro. Sì. Okay. Mi piace la psicologia dei personaggi, mi piacciono queste cose qui. Mentre invece l'ambientazione, ma anche nei film, io nei film mi guardo solo la trama. Tanto è vero che delle volte io mi leggo la trama prima di vedere il film. Se la trama mi piace, mi vedo il film. Se non mi piace, non mi vedo il film. Sono cialtrone. A me piacciono tantissimo. Cioè, infatti, spero veramente che riaprano i drive-in, perché non vedo l'ora di tornare a vedere i film al cinema. No, ma che te vedi? Totò. Perché? È perché non risponde fanno, il nostro amico Niccolò Carosi, lo chiameremo domani. Lo chiameremo domani. È assorto nella lettura. Tanto le giornate sono tutte uguali. Oggi è 10 marzo. Oggi, ma anche domani, dopodomani. Comunque, a me questa notizia che Milano ha fatto il lockdown meglio di tutti, veramente, e quindi... è quella con più contagi, cioè perché erano dentro casa il virus, cioè, era dentro. Il miglior modo per arginare questo virus è comportarsi da sud del mondo. Infatti, se tu ci vedi, le popolazioni diciamo più a sud sono quelle che alla fine l'hanno subito di meno, non si sa perché, però alla fine è andata così. Ma San Marino come sta, come contagiati? San Marino penso sia in media nazionale.
media nazionale di San Marino, non lo so. Ci hanno 30.000 abitanti. Potremmo sentire a San Domani Marino. Domani chiameremo la San Repubblica Marino. Di San Marino. Beh, il dottor Palù direttamente. Da... chiameremo un San Marino seccato. Signori, l'appuntamento è a domani. Ciao a tutti. Ciao. A domani, ciao. Sempre un'occasione per vendere il sedere. Io non rincorro miti, pizza prosciutto e fighi. Un sogno, una risata, la vita era drizzata. E quando sono stanco mi trovo un'altra donna. Ho sempre fatto ballo alzando un'altra gonna. We'll be right back.